rimasti qua. Una morta. Se solo sapessi cosa intendeva fare con lei. Non è finita finché non è finita. A vedere dove cazzo è andato. Aspetta, fermo! È troppo tardi, Rufus. Avevi ragione. Non c'è più speranza. No! Oh, cacchio. E adesso cosa faccio? Mi butto anch'io? Non posso. Non potevo fare un cazzo, voglio. Allora non posso fare. Non ha molto. Che faccio? Un'altra volta. Andiamo. Però non mi posso buttare di qua. Grazie. Non posso. Devo guardarli qui. Guardi. Cosa? È ancora troppo presto per timbrare l'uscita. Probabilmente è perché i buchi si sono chiusi da quando è cominciato il turno. Cosa? Probabilmente. Sto mettendo lei in pausa. Vabbè, io che guardo. Capito, che ti devo dire? Sto mettendo lei in pausa, sto giocando. Ora si è sbloccato. L'ora di mollare è solo per i pappamolla. Come faccio a togliere questa roba? Ecco. Non si può fare una minchia. La troia. In un capitolo in cui trattiamo di vita e morte e delle implicazioni filosofiche dell'argomento, ragazzi, c'è un errore. Sono anche necessari i corvi, naturalmente. Tuttavia non esistono corvi su Deponia. Vi ho detto che c'erano tanti animaletti, ma non i corvi. E cosa c'è di meglio di un ornitorinco vampiro per prendere il posto dei corvi? Una scelta ovvia, se me lo chiedete. Come l'animaletto uscito dall'uovo con il cappello è finito qua dentro, non voglio nemmeno indovinarlo. Osso. Oh oh. Un ornitorinco vampiro. Non ne avevo mai incontrato uno prima d'ora. Mi si vede un cazzo. L'uovo, se clicchi c'è l'uovo là sotto. Pensavo fosse sceneggiatura. Ok. Idrati, eh? Assolutamente no. Io sono unico, più o meno.
aspetta! No! Questo è assurdo! Quindi? Organo. Certamente no, molte grazie. Ci sono già fin troppi tipi del genere in giro. Ho capito. Secondo. Prima di fabbricare un altro Hermes farei meglio a usare quelli vecchi. E se va a ributtare sto rotto nel culo. Aspetta! No! Questo è assurdo! Non è che devi farlo atterrare in quello col materasso? Sì, può essere, ma come faccio? Devi timbrare il cartellino per andare fuori. E ci ho provato. Non stiamo ancora guardando, mi sa, vero? È la mini pausa, quindi. Cosa? È ancora troppo presto per timbrare l'uscita. Probabilmente è perché i buchi si sono chiusi da quando è cominciato il turno. L'ora di mollare è... Vedi? Non è che devi modificare in qualche modo il marcatempo, tipo facendo già le lancette. Oh, sorella, è lì che stavo cliccando. No, che oggetti abbiamo? Fammi vedere. L'olio e le noccioline all'acqua. Vedi l'olio se funziona. Ma che dovrebbe? Non posso neanche toccare niente. Il cuoco avrà timbrato l'uscita qualche decennio fa. No, non quell'olio, l'altro olio. Il cuoco... Allora, l'olio serve sicuramente per qualcosa, per lubrificare. Per sbloccare qualcosa. Fino a lì. Nella stanza precedente cosa c'era? Vediamo. Puoi fare un caso. Solo guardare. E là dentro nell'imbuto cosa gli puoi mettere? Non lo so, puoi metterci l'olio anche qua, mettiamoci l'olio, dai. Nah, dovrei conservare l'olio. Non c'è abbastanza. Ops. Metterci l'acqua. Mettergli cosa? Non lo so, mi sembra che ci sia qualcosa che non va. Ah, sapevo che c'era qualcosa di strano. L'indicatore dei minerali è aumentato contemporaneamente a quello dell'acqua. Ah, chi se ne frega. Ho preso due piccioni con una fava. Devi aumentare tutto per creare altri Rufus, forse. Rufus è unico. Com'era il detto? Si prende quello che passa il convento? Lo sapevo. L'indicatore delle proteine è salito, così come quello dei carboidrati. Perciò alla fine erano davvero delle uova di scarafaggio. Ah, non lo so. Proviamo. L'olio ha fatto salire l'indicatore dei grassi. Che fortuna! Olio e olio. Ehi. Cosa manca adesso? Niente, tutto dal verde. E no, vedi che adesso ci sono felice e non c'è niente poi. Dai, prova a creare un altro roof. Quando? Questa schiaccia, sai bene quel tasto sotto. Qui.
Però posso fare anche il 2. Falla il 2, fanno il 2. Magari uno dei due si salva. No, il terzo si salva. Oh, cacchio. Ah, giusto. Fermi! No, oh, ma andiamo! Ah, perché ok, il pristino non ho le cose che ho utilizzato. Ti ha dato un altro indizio, vediamo cosa dice. Mi sembra lo stesso. No, vedi, ci sono i punti esclamativi. Ma sono indizi questi. Usare gli indizi? Perché ci servono le uova di ornitorinco, giustamente. L'ultima proteina dovrebbe darcele lui. Le uova di ornitorinco. Io manco, perché dovrebbero mancare solo le proteine, scusa? Guarda, scusami, non era trail quello delle proteine, o sbaglio? Al massimo tecnicamente. Ma ne puoi creare solo due perché c'era la freccetta che diceva solo due. Vedi che ne puoi creare solo due. Ok, ma qua è tutto al massimo. Perché... Scusami, quel pulsante cosa fa? Niente, no? Niente, è un indicatore misterioso. Magari, vabbè, cioè l'unica cosa che ci rimane da fare veramente come indicazione è quella. È le uova di ornitorinco. In qualche modo dobbiamo buttarlo via quell'ornitorinco e prendere l'uovo. L'uovo, duo. Ma cosa si può cliccare? Ok, c'è scritto. Ah, no, fai timbrare all'ornitoringo il coso, il bigliettino. Ti dispiace timbrarmi questo? Gentilissimo. Ora va il marcatempo. Perché mancava di essere timbrato. E siccome il marcatempo non funzionava, non ti faceva passare. Mamma mia. Complimenti, hai appena stabilito un nuovo record di ore di straordinario. Per conservare per sempre nella tua memoria questo grande momento, hai vinto un favoloso premio dell'aglio, perché l'aglio è ottimo per la memoria, specie in età avanzata. E a giudicare dalle tue ore di straordinario, dovrai essere vecchio come il cucco. Goditi il tuo meritatissimo tempo libero. Ora posso andare a spaventare il cazzillo. O buttare l'aglio nel buco. Ehi, hey, piccoletto! Hai fame? Anzi, lascia stare. Mangiati questo. Adorabile. Ciao! Ok, è carinissimo. Ma ha un alito che stende. Bravo. Adesso non ci avevo mai pensato l'aglio al vampiro. Ah, madonna, hai pensato da fargli mordere il cazzillo e non all'aglio? Sì, perché vedevo le zanne e ho detto... Ci serve qualcosa per bucare il cartellino, visto le sue zanne. È andato a posto. Ed ecco un altro po' di proteine. Fortuna che non c'è un indicatore anche per il colesterolo. Ora le proteine a 4. Devono essere a 3, non a 2. E a 4, infatti... sono 4 i cazzilli, 4. No, i puntini a sinistra devi controllare, vedi che sono a 3. Vabbè, capito, io guardo questo. Cosa? Credo che ora sia tutto nel bar.
porta del chiosco. Niente da fare. Sì, dai, forza. Si è tolta tutto. Ci siamo? Ha funzionato davvero! Incredibile! Vuoi vedere che ho scoperto un modo per rendere utili le olive? E mangiartele fa schifo, vero? E questo. E lo sbobbo fizz. Questa di patatine. Quello per frittura. La mina, andiamo. Lo devi mettere tutto insieme. Conoscete, siamo quello che mangiamo. Il sale, la spezia della vita. Ah, lo Sbobo Fizz. Un supporto nutrizionale fondamentale. Per mesi non ho vissuto che di quello. Minchia. Oh, oh, oh. Con questo diventerà una vera delizia. Lutto e bustine di patatine. Finalmente arriviamo alle fondamenta della vita stessa. Oh, ne puoi creare tre. In console di Girufus e ne creiamo. In console di Girufus. Buttatevi, faccia di merda. Prego. Non ti vuoi sopravvivere. Oh, cacchio. Vai. Fermo! Oh, pagliaccio. Ehi, ma che state facendo? Aspettatemi! Maledizione. E ora che faccio? Puoi parlarci, dovete andare da qui, io devi scendere. Uscio di merda. Perché non mi lasci andare via? Allora adesso capisci come ci si sente. Sì, ma cos'altro vuoi da me? L'hai detto tu stesso. Tutto è perduto. È quello che pensavo. Ma poi ho trovato Gal. Cosa intendevi fare di lei? Si può ancora salvare? Ah, conosci quella ragazza? È caduta dal cielo poco dopo di te. C'era ancora una scintilla di vita nel suo cervello. Il resto era piuttosto confuso ed è per questo che ho creato un suo clone. Che è sopravvissuto abbastanza da permettermi di effettuare uno scan completo. Prendi, con questo potrai clonare la tua amica. Anche se non so a cosa potrebbe servirti. Deponia è perduta. Già, questo lascialo a me. Non c'è il cervello di Gallo. E fa ridere che il cervello di Gallo è un floppy disk. Ci sta, proprio come una patatina dentro un naso. Abbiamo un cazzo dentro una fica. Oh no! L'indicatore vabbè, ha cominciato a lampeggiare. Dovrebbe voler dire qualcosa? Ah, chi se ne frega. Sono sicuro che non succederà niente di male. Ecco, la ragazza con tre tette. Guarda. Forza! Salverò Gal. E adesso che succede? C'è qualcosa che non va. Che stai facendo? Indovina, sto per salvare Gal. Ma così non può funzionare. Non c'è più acido nucleico nella macchina. E allora, con te ha funzionato. Presto, annulla il processo. Si surriscaldano i tubi. Sta per saltare tutto per aria. No! Sei tu. Non ha potuto completare la sua maturazione per via della mancanza di acido nucleico. E dov'è adesso? Quella tubatura conduce nelle fogne di Porta Fisco. Mi spiace, Rufus, ma sembra proprio che la tua fidanzata sia perduta per sempre. No, è ancora viva. Posso ancora salvarla. Sai, mi è rimasto ancora un po' di acido nucleico. In teoria potresti utilizzarlo per farla crescere. Ma che mi dici di Deponia? L'ultima nave per Elysium potrebbe salpare in qualsiasi momento. Non puoi salvare Gal e raggiungere la dogana dell'ascensione contemporaneamente. E se anche ci riuscissi?
La stazione dell'alta ascensione ospita il quartier generale dell'Organon. Non riuscirai mai a cavartela da solo laggiù. Ma non sono solo. I miei amici della Resistenza si trovano a Porta Fisco. Farò in modo che distraggano l'Organon mentre io e Gal ci intrufoliamo nella nave. E chi li avviserà? Chi salverà Gal? E chi impedirà ad Argus di salpare a bordo della nave nel frattempo? Non potrai fare tutto tu. Non c'è abbastanza tempo. Ci vorrebbero 3 Rufus. E se anche ci riuscissi? Sei davvero convinto di volerlo fare? La biomassa rimasta nella camera non basterebbe per 3 cloni. In questo modo, almeno, potrò rendermi utile ad uno scopo finale. Sei davvero un figo da paura, Hermes. Non facciamo i sentimentali. Hai l'acido nucleico? Acido nucleico c'è. Perfetto. Ricorda però che non verrà clonato. Solo uno dei 3 Rufus ce l'avrà alla fine del processo. Non preoccuparti, Hermes. Ho capito tutto. Puoi contare su di me. Spero solo che la tua struttura con i sacchi di sabbia funzioni. Se la leva non venisse attivata... Funzionerà tutto perfettamente. Deve funzionare. In questo caso, non perdiamo altro tempo. 3, 2, 1... Ci siamo! Ubuccio 1. Eccolo qua. Bravo. Bravo Ubuccio 1. Ehi, ha funzionato. Sì, e ora... E ora lui che parla. Tutto figlio di puttana, dimmi qualcosa, ti sto dicendo. Uno di voi due deve riunire i ribelli per un attacco a sorpresa. Fallo tu! Perché proprio io? Andrò al quartier generale dell'Organo e cercherò di ritardare la partenza della nave. L'ho detto prima io! No, io! Mi farò raggiungere le vetture per salvare Gal! Ma quello è compito mio! No, lo farò io! Sarò io a salvare Gal! Ho l'acido nucleico! No, ce l'ho io! Ma no, Hermes l'ha dato a me! Perché non diamo un'occhiata? Vediamo il tizio. Questo sì, è un colpo di scena! Avete appena triplicato Rufus e ora potrete controllare 3 diversi Rufus. 3 Rufi, per così dire. Rufui? Rufi? No, un attimo, dovrebbe Rabber, essere... chiamiamolo Rabber. Giusto? Rufus. Non è Rufus. Allora... Rufus, Rufi, Rufi, Rufum, Rufi, Ruforum... No, Rufi. Rufi è giusto. E comunque, cari bambini di fronte allo schermo, per favore non provate a ricostruire questa scena a casa, altrimenti alle vostre mamme e ai vostri papà potrebbe dar molto fastidio che l'appartamento si riempia di tutti quei... Rufi... Rufusi... Rufi... Bisogna ammettere comunque che Rufus è davvero l'archetipo dell'imbroglione. E ora siamo risucchiati in un altro viaggio verso una teoria drammatica. Tutto questo è assolutamente in linea con la tradizione del dramma, anche di quelli di migliaia di anni fa. La duplicazione ha una lunga storia nel dramma classico. E in effetti avviene quasi sempre con personaggi imbroglioni, come per esempio Arlecchino. Non è un ruolo comico nel senso stretto del termine, ma piuttosto un ruolo molto tragico, da ruffiano si potrebbe dire. E nella sua versione teatrale aveva anche l'abilità di duplicarsi. E non confondetevi col modo in cui si duplicano sull'Enterprise. Il capitano Kirk viene duplicato in varie avventure. E nel 6° film, Rotta verso l'ignoto, se non mi sbaglio, si triplicava addirittura, giusto? Allora immaginavo sempre cosa sarebbe successo mettendo tutti quei cloni di Kirk in una singola stanza. Cosa avrebbero potenzialmente potuto fare, eccetera. Ovviamente sono di età differente, sono tutti più o meno sovrappeso. Specialmente più o meno sovrappeso, ovviamente. Ma sto divagando. Kirk non è un classico personaggio imbroglione. Quindi potreste chiedermi qual è il significato culturale di un Kirk duplicato. Strano affare, la duplicazione. Allora,
Uno di quei due imbecilli deve avere l'acido nucleico. Ma chi? Uno di quei due imbecilli deve avere l'acido nucleico. Ma chi? Uno di quei due imbecilli. Ma chi? Oggi capito, aiuto, ma bella, andiamo come una pizza. Cosa? Verde o blu? Verde. Ora vedi l'inventario. Non ce l'ha, quindi il blu. Ah! È mio. Lo sapevo. Immagino che questo voglia dire che sarò io a salvare Gal. Non così in fretta. Ehi! Ehi! Ehi, basta con questa assurdità. Ehi! E tre coglioni. Mario number one. E un po' di beatbox. Quello è morto. Quello è morto. Anche tu andrai nel gulag. Quello è morto. E sono andati tutti e tre nel gulag. Dove è finito? Torno. Bene tutti a casa. Così Rufus è un clone. Chi l'avrebbe mai detto? Siamo tutti sconvolti, ma possiamo abbozzar. Perciò indossa i calzini e abbandona quel letto. Una nuova speranza risplende di già. E se si fa oscura la tua situazione, qualcuno i fusibili deve cambiare. E se ti ritrovi in un laboratorio di clonazione, ricorda che chi fa da sé fa per tre. Urrà, vaffanculo. Urrà, mali morte. Bella, bella, non me la ricordavo. Urrà, mali morte. Mali morte. Demasia! Ma hai rovinato tutto, fica. Gal? Sei tu? Porca miseria, è così buio. Gal, dobbiamo stare attenti. Chissà che razza di creature pericolose si nascondono nell'oscurità. Come potete vedere, non potete vedere niente. Abbiamo raggiunto l'ottavo capitolo. Penso di averlo accennato prima, mi piacciono le stanze buie, specialmente se si vedono solo gli occhi e bisogna brancolare per un po'. Rende le cose molto più eccitanti. Vi suggerisco di evidenziare gli hotspot, vi risparmierete un sacco di problemi. Ma allo stesso tempo, brancolare per un po', per trovare la strada che porta fuori da qui, andare a caccia dei pixel senza vedere alcun pixel, è una sfida divertente di per sé. Già, probabilmente avrete notato la nuova interfaccia dopo questa super divertentissima caduta. L'avevamo già usata con la macchina per la clonazione. Questo vuol dire che ora testerete un'altra nuova caratteristica di gioco? Impersonare tre Rufy diversi, e questa è la declinazione corretta, me l'hanno confermato, ed esplorare a piacimento. Probabilmente dovreste farlo per far luce su questa oscura situazione. Pa 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 pa. E sei Gal. Io lì. Questo è punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda. Sto ponendo punto di domanda, sto ponendo punto di domanda. È arida, lunga ed esile. Non c'è dubbio. È la trama di Secret Files Tunguska. O un ramo penzolante. Una delle due cose. Proviamoci. Cavolo, non così forte, Gal! Sveglierai le bestie pericolose! Proviamoci! Cavolo, non così sveglierai! Vediamo se riesco a sentire abbastanza. Qualcosa. Ah, c'è una crepa nella roccia! Proviamoci! Cavolo, non così sveglierai! Lì c'è della vegetazione, una sorta di muschio... Proviamoci. Cavolo, non così sveglierai le bestie.
Gallo. Ti prego, fai meno rumore possibile. In fin dei conti, dobbiamo supporre di essere circondati da malvagi mostri che mangiano le persone. No, ti prego. Zitto. Ma che cazzo ci ho riso? Ti prego, fai in fin dei... No. Oh, un culo. Oh mio Dio. Ma mio caro Bozzo. No, grazie, signora Mook. Lascia che il ragazzo faccia le sue cose in pace, donna. Io stavo avesse bisogno di aiuto. Me la caverò. È solo che... Sei spaventato. Non è così. Ah, sì. Di andare al bagno? No. Della fine del mondo, vecchio imbecille. No, no. È solo che... non importa. Non ci pensare nemmeno. Yuhu! Questa non te l'aspettavi proprio, eh? Cavolo, per uscire da lì mi sono fatto... il culo. Ehi! Neanche per me è stato esattamente piacevole. Che presa per il sedere. Ti prego, così dritta, scritta. In realtà non sono proprio di Amburgo. Vengo da una piccola città di pendolari vicino ad Amburgo e tecnicamente dai locali di questa piccola istituzione chiamata Schleswig-Holstein. Sono dei sobborghi dove il lato rurale della vita è ancora intatto e ti ritrovi dei vicini come i signori Mook. Avevamo dei vicini che si chiamavano proprio Mook, infatti. Non li conoscevo nemmeno personalmente, ma la signora Mook era considerata una vicina molto curiosa e chiacchierona. Era l'origine di ogni sorta di pettegolezzo, in particolare nell'anticamera del dottore dove lavorava la madre del mio migliore amico. Viveva nella nostra strada e spargeva voci su di noi che arrivavano alle orecchie della mamma del mio amico e alla fine anche alle mie. Il tutto in stile sussurri cinesi, la nostra versione del telefono senza fili. Quasi letteralmente, sapete, in una piccola città i sussurri cinesi sono più affidabili di quelli dei cinesi autentici, che, tra l'altro, vivevano nella nostra strada, ma non capivano bene i pettegolezzi. Quindi non vi perderete nulla se continuerete con il gioco in fretta. Volevo solo dire che il nome Mook era un riferimento ai nostri vicini. Ma visto che non li ho mai conosciuti, non credo di essermi allineato alla loro vera personalità per i miei personaggi. In ogni caso, avete elaborato osservazioni dalla realtà sul vostro schermo. Vi terrò informati. Fino ad allora, godetevi la scena. Grazie, buo. E sto facendo... Posso disturbarvi un momento? Oh, guarda, Mook. È Bozzo Junior! Sciocchezze, donna! Quello non è Bozzo Junior! È solo un vagabondo! Davvero? Allora perché avrò pensato che fosse Bozzo Junior? Perché sei una vecchia rimbambita! Scusate, proprio non vorrei interrompervi, ma... Bestia! Non sono un vagabondo! Visto, Mook? Te l'avevo detto che non è un vagabondo. E quindi? All'epoca avevi anche detto che non stava andando in cancrena. Avremmo potuto salvargli la gamba, sai? Povero Timmy. Povero Timmy. Ma cosa ci fate voi qui, nel bel mezzo di una zona di guerra? Avete idea di quello che sta succedendo attorno a voi? Stai ancora parlando con quel vagabondo, donna? Io parlo con chi mi pare e piace. Ma cosa vuole? Vuole sapere che sta succedendo da queste parti. Beh, allora digli che non sta succedendo proprio un bel niente ultimamente. Almeno non da quando l'organo si è ritirato. Glielo puoi dire anche da solo. Non sono mica la tua segretaria, capita? Quella laggiù è la casa della famiglia di Bozzo. Perché? Questa qui non è abbastanza bella per te? Potrà aver subito qualche colpo di granata qua e là, ma è pur sempre la nostra casa. Calmati, Mook. Vuole solo sapere dei Bozzo. Beh, in tal caso ha sbagliato indirizzo. Loro vivono qui a fianco. Mamma mia. Sapete per caso cosa ha Bozzo? Oh, quindi tu sei un amico di Bozzo? Sciocchezze, donna.
Bozo non sarebbe mai amico di un vagabondo qualsiasi. Perché al contrario di te, a lui è rimasto ancora qualche neurone sano, anche se al momento non lo dà a vedere. È depresso, Mook. Certo che lo è. Non ha un lavoro, non ha una fidanzata, il mondo sta per finire. Certo che ha una fidanzata. Si chiama Bambina. E vive nel mercato nero galleggiante. Se lei lo contraddice tanto quanto fai tu con me, capisco perfettamente perché è tornato a stare con la sua famiglia. Bambina, cosa che era? Già, bambina? Io starei cercando il campo della resistenza. Digli che non vogliamo comprare niente. Il giovanotto sta cercando qualcosa, Mook. E lo va a chiedere proprio a te. Tu che non ti ricordi mai dove lasci le cose. Perlomeno ricordo dove sono le buone maniere. Ah, se avessi davvero delle buone maniere, ti occuperesti del tuo ospite. Oh, il vagabondo. Me ne ero quasi dimenticata. Digli che se proprio deve andarsene in giro a mendicare, farebbe meglio ad andare dalla resistenza. Dopotutto il loro campo si trova giusto scendendo le scale dall'altro lato della piazza. Perlomeno quelli lì sanno come mantenere l'ordine. Ma state capendo una parola di quello che sto dicendo? 5, giusto? Sciocchezze, donna! Almeno 7! Almeno 7! E tu che ne sai? Non hai la minima idea di che cosa si tratti? E allora perché non lo chiedi al tuo amico vagabondo? Pare abbia una risposta a tutto. Che assurdità! Non sta neppure parlando. Questo perché non gli dai nemmeno il tempo di dire una parola. Guarda, sta cercando di dire qualcosa. Guarda, si sono ripresi soltanto con l'ultima affermazione. Almeno 7. Ma state capendo? 5, giusto? Sciocchezze, donna. Almeno 7. Guarda. Almeno 7. Sai, penso che tu avessi ragione, Mook. Alla fine era davvero un vagabondo. È quello che dico dall'inizio, donna. Ma tu non mi dai mai retta. Ma che fatica. Starei davvero una favola con questa uniforme addosso. Basta che non mi veda nessuno di importante. Al fuoco! Al fuoco! Sto arrivando! Nino, 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 Nino! Oh, guarda, Mook! Oh, è così carino! Bozo Junior sta giocando con l'uniforme da pompiere di suo cugino David. Sciocchezze, donna. Quello non è Bozo Junior. È solo un vagabondo qualsiasi. Oh, hai ragione. Sapevo che sarebbe stato un errore bluffare con l'oculista al bingo. Sì, ok, rifacciamolo. Heia! Oh, guarda, Mook! Oh, Bozo Junior sta giocando col vestito da ninja di suo cugino Alec. Sciocchezze, donna. È di nuovo. Tu dici? D'accordo. Allora non gli darò il lecca-lecca al caffè. Il caffè! Ma un bambino lecca-lecca al caffè. È proprio necessario. D'accordo. Oh, guarda, Mook! C'è Bozo Junior! Allora, Bozo Junior, ti andrebbe un altro lecca-lecca al caffè? Non dovresti dare al bambino dei lecca-lecca al caffè, donna! Se ne andrà di nuovo a gambe levate! Non fai altro che lamentarti, Mook! Il bambino dovrà pur mangiare! Altrimenti come farà a diventare grande e forte come suo fratello? Oh, santo cielo! Spero proprio che Bozo Junior non segua le orme di quel frignone buono a nulla. Dovrebbe seguire l'esempio dei suoi cugini, piuttosto. Almeno loro sono riusciti a fare qualcosa nelle loro vite. Non stare a sentire questo vecchio brontolone, tesoro. Prendi! Eccoti un bel lecca-lecca al caffè da parte mia. Wow! È stato allo stesso tempo umiliante e illuminante. Proprio come ai tempi della scuola. Sapevo che c'era un motivo valido per aver mollato in seconda elementare. Madonna. Oh no. Il postino. Quel che è il postino. Quella è la stazione dell'alta ascensione. Lassù da qualche parte mi attende l'ultima nave per Elysium. Ah, non c'è un uovo qua?
Uffia, no. Ti strappo i cavi. L'ho cercato prima. La lettera del postino. La lettera del tuo postino. Ah, giusto, che era una sitcom qua dentro. Qui? Oh, guarda, nonno. Abbiamo visite. Quindi sarebbe meglio rimettersi i pantaloni, eh? Sì, divertente. Sei un amico di Bozzo? Ridicolo. Bozzo non ha amici. Mi riferivo a quel famoso tuttofare di cui parla sempre. Già, sono io, Rufus. Dove si è cacciato quel vecchio pirata? Pirata? Quello zucca vuota. Zucca vuota, grandioso. Bozzo è al piano di sopra, sul letto. A piagnucolare come una ragazzina. A tal proposito, qualcuno potrebbe tirarmi fuori da qui prima che pianga anch'io? Al mio postino. Bellissima sta scena. Questa è la mamma? Sì. Infatti ci provavo con te, se mi sbaglio. Mamma è una grande swing, mamma. Tra esperti, questa la chiamiamo sindrome di David Cage. Si presenta quando gli sviluppatori cercano di creare dei precedenti a tutti i costi. Quello che ho cercato di fare in questo caso è creare la prima sitcom interattiva. Mi sono molto divertito, specialmente perché non mi sono dovuto sforzare troppo per trovare le battute. Non importa quanto siano scemi i miei giochi di parole, basta aggiungere delle risate registrate e il gioco è fatto. Ma chiaramente questo mostra quanto giovane sia ancora il mezzo videoludico. Esistono tante cose che non sono state ancora realizzate, eppure ci tocca un Need for Speed ogni anno, nonostante il grande potenziale. Dove sono tutti i musical, le storie romantiche? Come Need for Speed ogni anno, perché Cold no. Dobbiamo per forza fare tutto da soli? Probabilmente sì. Sempre se David Cage non ci batta sul tempo. Dopotutto, non è manco David ogni è anno, ogni settimana c'è la faccia nuova. Beyond, 5 minuti dopo il primo tentativo di suicidio interattivo. Dopo altri 5 ha inserito la prima quasi violenza sessuale. Difficile battere il suo record, ma ci sto lavorando. Assolutamente sì. E ora la sitcom. La sitcom, signori e signori. Venghino. Guarda che bello Bozzo Junior che ha la barba e i capelli lunghi. Cucci cucci cu. roba da film. Ma mi dica mamma. Perciò lei deve essere la madre mamma di Bozzo, giusto? Sorry, mamma. Prova ancora. La zia, la sua malvagia matrigna. Una ladra, la sua agente per la libertà condizionata. No, 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 no. Sua nonna, la saggiatrice. Sua sorella, tutte le precedenti. Aspetta, qual è la penultima cosa che hai detto? Sua sorella. Oh, Rufus, sei un vero adulatore. Perché? Certo che sono sua madre. Cosa? Ma... ma tu chiamami pure mammina. Mommy. Come in... Mommy. Vieni da mammina. Ti scuba almeno 7. Che ha Bozzo che non va? Oh, Rufus, non ho la più pallida idea. Da quando è tornato, sembra un'altra persona. Non mangia più, non parla più. Neppure le sue adorate storie su Fifi Riccioli d'Oro lo tirano su di morale. Fifi Riccioli d'Oro. Rimetterò Bozzo in sesto. Ma che ragazzo gentile. Quanto vorrei avere un figlio come te. Un figlio da me. Non è che per caso conosce la strada per il campo segreto dei ribelli? Ma certo. Bisogna arrivare fino in fondo alla strada, attraversare la piazza e continuare nella stessa direzione. A volte preparo dei muffin per sollevare il morale dei giovani soldati.
E poi li usa per tracciare un sentiero dall'entrata del campo a casa nostra. Grande nonno. Mi racconti qualcosa di Bozo? Certo. Cosa vuoi sapere? Stai attento, Rufus. Non scoperchiare il vaso di Pandora. Quale vaso? Oh, non dargli retta. Non è un vaso, è solo una scatola di latta in cui teniamo le foto di famiglia. Date la gamba, Rufus, prima che sia troppo tardi. La troia. Non lo sapevo neppure che Bozo fosse cresciuto a Portafisco. Non ti ha mai raccontato niente? E che ne so, sentirlo parlare è così incredibilmente estenuante. Oh, è perché le sue guanciotte fanno pressione sulle mascelle. Ha smesso di portare l'apparecchio, vero? Sì, ma ci penserò io a ricordarglielo. Persino ogni ora, se è necessario. Immaginavo che fosse un colo. Non immaginavo che Bozo avesse un fratellino così piccolo. È la copia sputata di Bozo. Non c'è il minimo dubbio, anche nello sbavare. Questo è perché tutti i maschi della famiglia Bozo hanno una peluria facciale molto sviluppata. Da quando comincio ad allattarli, comincia a crescere senza tregua. Magari dovrebbe usare il suo latte materno come... un momento, qual era l'ingrediente segreto del suo shampoo speciale? È un segreto. Ragazzi, qual era? No! Lucky per George! Non avrei mai creduto che Bozo avesse una madre così forte. Oh, Rufus, adulatore! Tu sì che sai bene come tirar su di morale una donna addolorata. Ma anche se la fa col postino. Dov'è il padre di Bozo? Ma dov'è il padre, di Bozo? Disperso sul fronte, l'inquietudine mi sta divorando. Fortuna che ho tanti amici che mi appoggiano, distraendomi dal mio dolore. Di quali amici stai parlando? Del lattaio, dell'idraulico o del postino? Beh, sapete come si dice? Mai lasciare dei buoni amici appesi a un filo. Oh, fa culo, ma sì. Absolutely. Sapeva che Bozo ha una fidanzata? Dici sul serio? Sì, si chiama Bambina. Possiede un negozio di armi nel mercato nero galleggiante. Hai sentito, nonno? Bozo ha un'amichetta. Chi? Quella mezza calzetta? Ci vedrò solo quando lo vedrò coi miei occhi. Sì, in effetti è difficile da immaginare. È sempre stato così timido. Quando gli ho fatto il discorsetto sui fiori e le api, per settimane non è uscito di casa se non con un cappello da apicoltore. Salve Dio. Com'era Bozo da piccolo? Ci sarà pure qualche storiella imbarazzante che mi possa raccontare? Non proprio. Era un ragazzino così a modo. Non ha mai rotto nulla. Si prendeva una gran cura delle sue bambole fifì riccioli d'oro. E anche quando giocava ai cavalieri, insisteva sempre per essere la principessa. No! Credo che dovremmo cambiare argomento. Perché no? Dopotutto, non succede tutti i giorni che possa godere della compagnia di un giovanotto così in forma. Oh! Perlomeno non da quando il postino è rimasto bloccato nella finestra. La signora mi porta in camera da letto e fa fare il tour della casa. Pensavo che Portafisco fosse occupata dall'Organon. E così è stato fino a poco tempo fa, ma... sotto il comando del nuovo generale, la resistenza ha riconquistato la città. Nuovo generale? Oh! Quindi non hai ancora conosciuto il generale? Non sapevo neppure che avessimo dei gradi.
Posso restare a cena? Ma certo, Rufus. Gli amici di Bozzo sono sempre ben accetti qui. Specie quando sono così appetitosi. Tanto per mettere le cose in chiaro, forza, io mi siederò a tavola a mangiare e non intendo finire dentro un piatto accanto all'insalata, ok? Quando si cena? Quando si cena? Devi chiedere al nonno. Ha promesso di cucinare il giorno in cui Bozzo avesse portato a casa un amico. Mi sa che hai capito male. La condizione era che Bozzo portasse a casa un'amichetta. Come se potesse mai succedere. Ok, ne riparliamo dopo. Fa come se fossi a casa tua. Nel frattempo vado a cercare qualche foto di quando Bozzo faceva danza classica. Vai col nonno. E lei è davvero il nonno di Bozzo? Me lo sono chiesto per anni, ma il mio dottore si rifiuta di farmi un test di nonnità. Avrei un paio di domande riguardo Bozzo. Anch'io, ma a volte la spiegazione più ovvia è anche la migliore. Nonna Bozzo non avrebbe dovuto fumare così tanto quando era incinta. Postino. Sono bloccato. Non è strano. Ma come hai fatto a bloccarti così? No, niente, ero sospeso nei miei pensieri. No, faccio. Vabbè, Postino, fatela a prendere nel culo. Eccoti qua. Forza, la pennichella è finita. Alzati e cammina. Ehi, cos'hai che non va? Vattene via. Ma dobbiamo raggiungere il campo dei ribelli. Devi aiutarmi a salvare il mondo. Bozzo! Oh, cacchio. Ah, sì, questa è una scena fortissima. Il povero Bozzo è gravemente depresso per motivi sconosciuti. È tornato dalla sua famiglia e se ne sta steso a letto. E che bella famiglia che si ritrova. Proprio come un vero amico, Rufus aiuta il suo compagno e grazie a questo, credo, la scena si rivela particolarmente toccante. Ho già menzionato prima, credo, che i generi in Deponia spesso si fondono. È un mosaico di tecniche e generi narrativi di cui vado più fiero. Oltre alla storia d'amore e alla commedia degli equivoci, c'è la tragedia, il grande dramma, l'avventura fantascientifica. La tragedia, il grande dramma. La bromance, come è comunemente definita oggi, tra Rufus e Bozzo. L'ilarità. E questa scena, quasi come in una di quelle favole tedesche che nessuno conosce, dove le tigri e gli orsi legano tra loro, ha come motto: mi prenderò cura di te, orsacchiotto. Che è praticamente una mamma di Bozzo prima di una di quelle favole che non conoscete di sicuro perché è tedesca, chiaro? Già, no, non capisco in realtà. Probabilmente come è come una di quelle classiche fiabe con un paio di animali come protagonisti, o forse una di quelle famose relazioni omosessuali che conosciamo e amiamo grazie ai vari cartoni, Tom e Jerry, il signor Rossi e Gastone. Qual è la relazione omosessuale di Tom e Jerry? Ernie e Bert, certo. E ovviamente Pippo e Topolino. Ora, ma perché? Ci faranno causa, immagino. Ma tra l'altro si possono vedere tutte quelle ombre nel retro della stanza. Scusami, Tom si ficca la gatta bianca. Questo Topolino si ficca Minnie. Che conosciamo sta per finire. Non devi far altro. Poi Ernie probabilmente si fotte Bert. Ma questa è l'unica vera. Su questo devo correggerti, visto che in realtà ora stiamo guardando le prove 3D che abbiamo realizzato per il doppiaggio e non le vere schermate. Elaborati ologrammi creati da un gruppo di stagisti cinesi che... E quindi pure l'audio mi avete tolto. Hanno voluto censurare gli stagisti cinesi. Amici, l'audio è andato al culo l'audio. No, aspetta. Gli utenti non vedono le ombre? No, gli utenti vedono già le proiezioni intricatamente immerse nello sfondo. Noi vediamo solo una macchia nera perché è lì che finisce la ologriglia.
Credo comunque che sia piuttosto interessante, dato che le stanze hanno spesso molti più livelli di quanto si potrebbe sospettare in un primo momento. Specialmente questa stanza, che non ha la consueta moltitudine di animazioni dinamiche, non potete muovere Rufus in giro per la stanza, doveva essere divisa in vari livelli a causa della tecnica di animazione che abbiamo usato. Il giocatore medio non ha idea di quanto lavoro possa esserci dietro una cosa del genere. Mio! E qui cosa abbiamo? Oh, la raccomandazione di un terapista da parte del suo medico. Ma tu guarda un po', ho sempre saputo che era uscito fuori di testa. E ora ne ho la prova per iscritto. Ho sempre saputo che... E ora... Impegnativa medica. Sì, sì, va tutto bene, vecchio brontolone. Mi piace questa idea. Un autoritratto come salvadanaio. Bozo. Oh, santo cielo. Dai, Bozo, vado a farmi tua mamma. Dai a Bozo Junior lecca-lecca a sto punto. Sai cosa, mamma Bozo? Dimmi, figliolo. Facciamolo. Rimetterò... Ma che ragazzo, quanto vorrei... Quando si c'è... Devi che... Ha promesso... Mi sa che... La con... Come se... Ok. Fa come nel... Fr... Beh, ti andrebbe un lecca-lecca? Ehi, chi è che mi lancia roba addosso? Cosa poteva essere, comunque? Deve essere qui da qualche parte. Quanto è carino. Cosa, vado? Se l'hai ciucciato tutto? Sarei davvero un padre eccezionale. Mi chiedo se esistano dei limiti no. alla mia... Ti dà la macchia! Prendetelo! È troppo tardi. Eh? E ora dove diavolo è andato a finire? Ehi, non è affatto divertente. Beh, forse giusto un pochino. Puoi prendere il baby monitor adesso? No, io il ciuccio. Dovrebbe essere un... Cagal. Cosa? Un ciuccio? Perlomeno al tatto sembra un ciuccio. È anche viscido ed è... Beh, a forma di ciuccio. Io lo zicchio nel culo di Gal. Gal, dai, zitta. Ecco, questa dovrebbe farla stare zitta per un po'. Ancora il rumore, allora, dai. Prendi il ramo che prende il muschio. Che dai, non fai rumore, sembra proprio Maggie. E palle. Proviamoci. Fatto. Proviamoci. Mi sembra che ci sia dell'altro lì dietro. Sento una corrente d'aria. E l'aria è calda e umida. Proviamoci. Preso. Sembra che io stia brancolando nel buio. Sarà complicato avanzare senza un po' di luce. Se sfregassi il ramo in questa crepa potrei riuscire ad accendere un fuoco. Mi serve solo un po' di sterpaglia. Un bastardo? Fatto. La sterpaglia è incastrata nella crepa. E adesso? Ehi, ma certo! Posso accendere un fuoco in questo modo. Che sta facendo Gal? Bravo. Oh fica, Gal le mie palle. Esiste una sola cosa al mondo che io non possa mandare in fiamme? Di qualcosa, Gal. Gal. Oh Gal. Molto divertente. Per tua informazione, faceva tutto parte del piano. E a ogni modo abbiamo cose più importanti a cui pensare adesso. Dobbiamo trovare quel dannato acido e... e farti tornare a una persona vera. E chi sarebbe felice così? Ma... Ed ecco qui la nostra Gal. Ma... È così che la chiamavamo nel team di sviluppo, per distinguerla da Gal innocente, naturalmente.
Era un po' problematico aver usato già una Gal bambinesca nella seconda parte, causa Deponia. Ma eccoci con Galien, che ci racconterà com'è stata l'esperienza di doppiaggio, considerando che hai dovuto rendere la tua voce compatibile con una bambina, senza offesa, di 13... volevo dire 20... facciamo 17-18 anni meno di te? Diciamo solo che non è stato facilissimo dal tuo punto di vista, vero? Che ne pensi? Ah, quindi hai una tecnica speciale. Parliamo di metodo Stanislavski, vero? Banane? Davvero? E anche il governo è coinvolto? Non l'avevo mai considerato. Ma l'avete sentito con le vostre orecchie? I nostri attori hanno davvero uno o due assi nella manica. Sono scioccato e per ora vado via. Banane, anche il governo è coinvolto. Ma porca di quella puttana. Cos'è questa cosa? Buio. Ultima frontiera. Questo è il viaggio intergalattico di Sir Marcus. Un interruttore. Se lo clicchi, ma... Non funziona. Sembra che io stia brancolando nel buio. C'è qualcosa che si muove là dietro. Cosa hai detto? Mi hai chiamato Fifone? Sì, perfetto. Allora puoi anche andare a vedere tu stessa, signorina bocca larga. Già, visto? Ma tu guarda un po', sono atterrato proprio ai piedi della stazione dell'Alta Ascensione, la base del quartier generale dell'Organon, e l'attracco dell'ultima nave per Elysium. D'ora in poi dovrò essere più cauto. Beh, più cauto del solito. Questo posto pullula di soldati dell'Organon. Mi sembra ovvio che stiano abbandonando la città. Vorrei tanto conoscere i loro piani. Magari potrei origliare. Muovetevi, presto! Rimangono ancora delle casse destinate a Elysium. No, non quella! Quella lì dovrebbe andare al terzo livello intermedio. Vedi se riesci a trovare. Chiamano Cowboy Dodo. Cowboy Dodo. Qui devo ringraziare ancora una volta la nostra meravigliosa Noni. Io non avrei mai osato entrare in contatto con il famoso rapper Smudo, una celebrità tedesca che ha prestato la voce a Cowboy Dodo nella versione originale. No, probabilmente non avrei osato. Fortunatamente Noni è un asso del marketing e madre superiore della comunità. Probabilmente già la conoscete da Facebook. Se non la conoscete, sbrigatevi a cliccare mi piace su Facebook adesso, sul libro delle facce, e iniziate a conoscere Noni. Un giorno è venuta nel mio ufficio con una delle sue pazze idee su un altro argomento di cui non avrebbe neppure dovuto occuparsi. A proposito, un'altra di queste idee è stata il videodisco che abbiamo fatto come teaser trailer per Deponia. Beh, quel giorno Noni venne nel mio ufficio e disse: «Ehi Pochi, che ne pensi? Wup wup wup, prendiamo Smudo, reciterà un personaggio di Deponia, che ne pensi? Wup wup wup!» O qualcosa del genere. Spiacente, forse non proprio così, ma è la migliore versione di Noni che riesco a fare. E poi io ho risposto: «Ehi Noni, aspetta, perché sto facendo la mia imitazione? Non devo impersonare me stesso, io sono me stesso!» Comunque, non pensavo fosse chissà quale grande idea, ma quando lei si ripresentò con Smudo in persona, ho pensato: «Wow, questo sarà certamente grandioso!» Sin da quel momento sono sempre stato un fan del suo gruppo, i Fanta Four, e in realtà lo sono ancora. In genere non mi piace dire queste cose, ma sono davvero un grande fan. Sono persino stato ad un concerto qui ai Docks di Amburgo, dove hanno suonato col nome Mega Four con i Megalomaniacs. Mischiavano rap e metal. La serie di concerti aveva come motto «Tuffati, porco, tuffati!» o «Dive Dusau», come c'era scritto anche sui biglietti. Questo voleva dire che chiunque si poteva arrampicare sul palco per poi tuffarsi tra il pubblico. E se ti arrampicavi sul palco potevi stare accanto ai tuoi idoli e ballare un po' prima di saltare dal palco. Io ero lassù quando qualcuno spinse Smudo e lui cadde dal palco senza che nessuno tra il pubblico fosse preparato ad acchiapparlo. A me sembrava una cosa buffa, ma per Smudo doveva fare un gran male. Quando abbiamo registrato per Deponia gliene ho parlato. Naturalmente tutta la storia era molto eccitante e un sacco di amici dei bei tempi sarebbero stati così invidiosi di me, perché eravamo tutti i suoi grandi fan.
Era un vero onore e Smudo non ce l'aveva con me per aver menzionato il suo tuffo involontario. Ora, per farmi sentire importante, posso condividere con voi che originariamente avevo scritto un testo molto più complesso per Cowboy Dodo. Sapevo che sarebbe stato troppo veloce quando l'ho scritto. Mi ero esercitato per un bel po' e poi, quando ricevetti la base da Finn, ci reppai sopra. Tutto funzionava abbastanza bene, ma Smudo ha insistito per usare una traccia di uno dei suoi produttori per reppare. Ho pensato che fosse una cosa triste perché mi piaceva la traccia di Finn. Ma Smudo aveva portato la sua traccia e ovviamente lui non rappa su qualunque cosa, ma solo sulle tracce dei suoi homie. Fortunatamente lui non dice la parola homie. Così si era portato il suo beat ed era molto più veloce. Ho provato a proporgli i miei testi e ho cercato di rappare sulla sua traccia. Mi disse, già, beh, non era granché. Quindi ha cambiato il testo e ci siamo seduti assieme davanti al PC. Forse avrete visto le foto su Facebook o qualcosa del genere. Insieme riducemmo un po' i testi per far respirare ogni tanto il buon vecchio Smudo. Questo ha permesso di far venire fuori lo spirito e lo stile Smudo in tutto il suo splendore. Ma devo proprio dirlo, l'avevo rappata alla grande. Ero stato in grado di reggere quel beat. Avrei anche potuto usare la mia versione utilizzando la sua traccia. Lui no, è tutto vero. Spero che non senta mai quello che sto dicendo. Ma che cazzo è Cowboy Dodo? Non lo so. You? Eh? Cos'è stato? C'è qualcuno? Ehi! No, sarà stata solo la mia immaginazione. Oh, cacchio, non c'è nessuno. Beh. Ma se tu non hai l'acido... Quello rosso non ha l'acido, quello blu... Quello verde non ha l'acido. Che cazzo ce l'ha l'acido? Bella domanda. Vediamo la mamma di Bozzo. Era caduto prima. Sa cosa, mamma Bozzo? Dimmi, figliolo. Oh, ok, fammi. Va bene, mi ricordo il Baby Monitor. L'unica cosa che mi ricordo è quella. Ecco, infatti. E cerca nelle tasche del postino. Dove prende qualcosa. Non posso cliccarci il postino. Sì, sì. Mio carissimo cerbiatto, vorrei tanto che tu fossi qui con me. Bah, che inizio sdolcinato. Questo gli costerà un po' di punti nella mia recensione online. Beh, perlomeno ora arriviamo all'azione. Il servizio al fronte non sembra avere degli effetti positivi sulla mia salute. Per essere più esatti, ho calpestato una mina dell'Organon e nei prossimi secondi io... Arg! Con tutto il mio amore, tuo papà, Bozzo. Postscriptum. Occhio al postino. Credo che stia usando il nostro bagno di nascosto. Infatti, ho trovato delle mutande col suo nome sopra lo scarico del bagno. Solo il bagno sta usando. Sta usando anche tua madre. La lettera è indirizzata alla mamma di Bozzo. Mio carissimo cervi... Vorrei... il se per essere... con tu post... la credo... mamma di Bozzo. Signora, una lettera per lei. Posta per la vedova Bozzo. Non c'è nessuna vedova Bozzo qui. Vuole scommetterci? Stavo scherzando. Ehi, perché non applaudite? Era da sganasciarsi dalle risate. Cosa dice la lettera, Rufus? Non glielo dico. Voglio indietro le mie risate. Sarà meglio non riprovarci. Non vorrei rovinare l'atmosfera. Allora andiamo a Bozzo. Ehi, Bozzo, ho una lettera di tuo padre. Cosa? Voglio dire, aspetta un attimo. Sei affezionato a tuo padre? Moltissimo. In tal caso non credo che questo ti solleverebbe il morale. Ma no! E a nonno, allora. Sarà meglio non riprovarci. Non vorrei rovinare l'atmosfera. È al postino? È una lettera? Dove l'hai presa? Segreto postale. Ma va, quanti... Vabbè, qui credo che abbiamo finito. La signora. No!
Sto semplicemente dicendo che trovo inappropriato che lei venda delle corde proprio di fronte al mio studio. Non capisco di cosa stia parlando. Io vendo unicamente prodotti di alta qualità e con il dovuto rispetto ho l'impressione che la sua clientela sia dello stesso avviso. Da quando l'organo ha distrutto il muro che separava i nostri locali, le mie vendite si sono triplicate e nessun cliente è mai tornato a lamentarsi. Lasci stare. L'ho già fatto. Lasci stare, l'ho già fatta. Che cazzo, ho dimenticato il negozio di corda davanti a questo. Oh, invece è la magic preferita. Bene, bene, bene. Meta contenuto dopo meta contenuto. E questo ci porta a un piccolo aneddoto sulla donna burrito. L'ho creata come trappola per un let's player rinomato a livello nazionale. Sì, è una trappola per un let's player. Ho pensato, facciamo uno scherzo al mio let's player preferito. Perché se entrasse in una stanza e vedesse una persona in carne dietro a un bancone, non potrà resistere e dirà «Ma che dolce briochina!» Questa è sostanzialmente la preparazione per la mia battuta e la sua fama sarà rivelata più tardi quando il personaggio entrerà in gioco con la voce proprio di questo let's player, nella versione tedesca. Guardatelo pure su YouTube o su qualsiasi altro provider video di vostra scelta. Vedrete come il mio scherzetto abbia ottenuto un effetto eccellente, naturalmente se sapete il tedesco. Ero molto nervoso perché non sapevo se avrebbe funzionato, visto che era in studio con noi e naturalmente conosceva parte del copione. Quindi pensavo, devo trattenermi con le indicazioni, non posso anticipargli niente. Sì, ma alla fine tutto è andato benissimo e questo celebre let's player è finito dritto nella mia trappola. Sì, ma un no, cioè come si chiama? The Burrito. Devi vederlo su YouTube e mi dici il nome, magari. You! Oh cacchio, non c'è nessuno. Madonna mia. Minchia, ma ricordo quella parte. Ciao. Salve. Cosa? Tutto qui? Solo salve? Cosa vorresti sentirti dire, eh? Benvenuto al paradiso del burrito? Trovi che la mia insegna non sia abbastanza appariscente? No, non proprio. Cosa vendete qui? È una boutique d'alta moda. Vendo abiti da uomo con cappelli firmati abbinati. Davvero? A me sembra piuttosto un chiosco di burrito. Come sei perspicace, ispettore Straccione. Perché me lo chiedi allora, se è evidente che tu abbia già attivato il rilevatore di bugie, eh? C'è qualche offerta speciale oggi? Ho degli ottimi burrito a 1,25 slotti ciascuno. Se non ti sembra abbastanza speciale, vai in qualche altro chiosco che abbia insegne luminose che dicano offerta speciale. Ma puoi dare per scontato che i loro burrito saranno molto più cari. Le insegne luminose hanno un prezzo carino. 4 burrito, per favore. Spiacente, il mio aiutante si è licenziato. Avevi un aiutante? Sì, e non ho idea di come sia riuscito a liberarsi dalle catene. E perché non me lo prepari tu, il burrito? Sono stata operata. Il dottore dice che non devo muovermi troppo. Maledetto il mio gran cuore. Perché? Hai donato un rene, per caso? No, non mi hai sentito? Ho detto che il mio cuore è troppo grande. No, ma andiamo, fammi qualche burrito, d'accordo? Non senza un aiutante. Non è che hai visto un bambino piccolo passare da qui? Non ne so niente di bambini scomparsi, niente! E nessuno può provare il contrario. No, ma andiamo! Deve essere passato di qui nemmeno un minuto fa. Ah sì? In quel caso non ne so davvero niente. Conosci la strada per arrivare al campo dei ribelli? In fondo alla strada che vedi dietro di me. E me lo dici così, senza problemi. Voglio dire, e se fossi una spia dell'Organon? Beh, non si può pensare a ogni eventualità. Avresti potuto essere una mutazione del virus dell'influenza. In quel caso non avrei dovuto nemmeno rivolgerti la parola. Guarda, ci sono i pusher qua, guarda. Gli dà roba? Buona roba, sta roba. No, ma schifo, manco. Stai cercando Quindi sai leggere. Bravo. Sto cercando un bell'uomo che lavori ai miei ordini. Peccato che io sia occupato. Ho detto bello o mi sbaglio?
Hai trovato un aiutante uomo nel frattempo? Sì, ma l'ho già mangiato. Stai scherzando, vero? Se devo spiegarla, non è più una battuta. Non prenderò niente per ora. Ottima scelta. Di quello ne abbiamo a palate. Vorrei una seduta terapeutica. Non funziona in questo modo. Ha bisogno di una prescrizione medica. È proprio necessario. Il mio medico di famiglia non mi ha esattamente in simpatia. L'ultima volta che l'ho visto mi ha rinchiuso in carcere solo perché ho dato fuoco al municipio. Allora si trova nel posto giusto. Questo è sicuro. Ma prima ha bisogno di una prescrizione. Va bene. Nell'attesa cercherò un quaderno più grande. Prescrizione, eccole. Ecco la prescrizione medica. Posso vederla? Sembra essere tutto in regola. La prego, si stenda sul lettino. Certo che lei non perde tempo. Potrebbe almeno mettere della musica romantica. Si limiti a sdraiarsi, intesi? Ok, ok. Bene, prima di tutto vorrei che mi dicesse perché è qui. Beh, ecco, ho questo amico. Un amico? Capisco. E qual è il suo problema? Non lo so. Se ne sta sul letto tutto il giorno senza far niente. E secondo lei, cosa dovrebbe fare? Qualcosa di utile, tanto per cambiare. Tipo salvare il mondo, quelle robe lì. Salvare il mondo? Non crede che sia chiedere un po' troppo a una singola persona? Certo, è praticamente impossibile. Ma questo non ci aveva mai fermati prima. Ce la siamo sempre cavata per un pelo. Ma proprio adesso che siamo a un passo dalla vittoria, boom! K.O. tecnico, completamente apatico. Beh, posso comprendere le motivazioni del suo amico. Sta subendo una forte pressione e probabilmente è spaventato. Sì, ovvio. Sembra proprio la sua descrizione. Una folta barba nera fuori e un fegato da coniglio dentro. E ne avrebbe tutte le ragioni, non crede? Salvare il mondo è un'enorme responsabilità. Dopotutto non può dividersi in tre. Esatto. A differenza mia. Proprio così, lui? Come scusi? Mi sentivo piuttosto giù di morale fin quando c'era un solo me. Wow! Affrontiamo la cosa con calma. In realtà credo che si dovesse più che altro allo stress dovuto alla resurrezione. E ovviamente al fatto che avevo appena ucciso la mia ragazza. Capisco. Una cosa alla volta. Perché non mi parla un pochino di più di lei? Ah. Ho spesso la sensazione di non appartenere... Appartenere a cosa? Beh, a niente. A Deponia. Quindi desidererebbe integrarsi meglio? Capri, no. Voglio solo lasciare questo posto una volta per tutte. Il mio posto è a Elysium. Sfortunatamente arrivarci è più complicato di quanto potessi immaginare. Almeno fin quando cercherò di evitare che questo pianeta venga distrutto. Ah, capisco. Ho paura di trasformarmi in qualcuno che non vorrei essere. L'ultima volta che l'ho visto è stato ieri, quando mi lavavo i denti. Nello specchio? Esatto. Cos'è che trova di così terribile in lui? Beh, ecco, l'ex fidanzato di Gale è un elisiano, un vero debosciato. E lei si sente in dovere di prendere il suo posto? Sì, l'idea è proprio quella. Esatto. E naturalmente la cosa la fa sentire a disagio. Odio questo ruolo. È stanco di dover fingere. Sì, esatto. Wow, sono impressionato. Il suo uso di complesse metafore per descrivere il subbuglio del suo stato d'animo è davvero notevole. Complesse che? Ah, ma io non sto parlando tramite metafore. Sto parlando del mio alter ego malefico. Ah, capisco. Il senso di colpa mi distrugge. E questo ha qualcosa a che vedere con il fatto che ha ucciso la sua ragazza? Non è quello che mi ha detto prima? No, figuriamoci. Sono riuscito a rianimarla. Mi preoccupa di più il fatto di saperla nelle fogne. È solo una bambina. Ah, capisco.
No, è solo una bambina. Sono perseguitato dalla paura del fallimento. C'è ancora così tanto da fare e così poco tempo. Persino il dividermi in tre sembra non essere sufficiente. Ma a me continua a sembrare piuttosto disteso. Oh, pensava che stessi parlando di me. No, io sono a postissimo. Mi riferivo agli altri due. Temo che questa storia stia diventando un po' troppo criptica per me. Lei sembra stare subendo un'enorme pressione. Ma talvolta la soluzione migliore è semplicemente quella di arrendersi. Sarebbe davvero la fine del mondo? Sì, ma mi sta ascoltando almeno. Io ero morto. Vuol dire che ha avuto un'esperienza ai confini della morte. Più ai confini di così è impossibile. E com'è stato? All'inizio un vero incubo. Poi ricordo una luce. E alla fine ho incontrato il mio creatore. Sul serio? Sì, si chiama Hermes. Un tipo figo, devo dire. Peccato che si sia dovuto suicidare per colpa mia. Ah, capisco. Potrei parlarle della mia infanzia. Mi piacerebbe, sì. Il mio padre adottivo era il sindaco del paese. All'inizio mi permetteva di andare con lui in municipio, ma dopo un po' di tempo smise di portarmici perché dichiarai accidentalmente guerra alla costa Shrapnel. Da quel momento trascorsi la maggior parte del tempo rinchiuso in casa. Non aveva la chiave? No, ero ancora troppo piccolo. Ma poi all'età di 4 anni imparai a forzare quelle manette con l'aiuto del ferretto del reggiseno della nonna. Ah, capisco. Ora cambiamo argomento, che ne dice? Si sente in imbarazzo quando parla di cose tanto personali? No, perché? Tutt'altro. Beh, dovrebbe. Lo psicologo dice... Il fatto è che la cosa dovrebbe. Non riguarda me, ma il mio amico. Ne è davvero sicuro? Non crede che il problema possa essere principalmente lei? Alla fin fine, non c'è niente di cui vergognarsi, sa? Wow, se ci sa fare. Tutti gli altri si comportano sempre come se ci fosse qualcosa di male in questo. Mi piacerebbe tanto parlare di nuovo di me. Già, non... Ora si sente... No, perché? Beh... In effetti non sono qui solo per chiacchierare con lei. Si aspetta dei risultati, è assolutamente normale. Se le risulta difficile parlare dei suoi problemi, possiamo cominciare con qualcos'altro. Che ne dice di un test di Rorschach? Che? Vuole rinchiudermi da qualche parte con uno sciacallo? È un gioco di associazioni con delle carte. Oh, un gioco di carte. Per me va bene. Ma non si faccia illusioni. A carte vinco sempre io. Perché sono la persona più figa dell'universo. Molto più di mio padre, per esempio. Ah, se lo dice lei. Allora, cominciamo. Bene. Volevo dire, bene. Dunque, cosa vede in questa immagine? Sono io, a Elysium, insieme a Gal. E la cosa non la preoccupa? Ha sentito che gli Elysiani hanno dato ordine di far saltare in aria Deponia, vero? Se l'ho sentito. Sono stato io a mettere in giro questa voce. Ah, capisco. Forse dovremmo passare all'immagine successiva. Cosa vede qui? Vedo Aku Aku di Crash Bandicoot. La bandiera dei pirati di One Piece. Una farfalla. Finita farfalla. Una splendida farfalla. Un che? Una farfalla, sì. Che volteggia per aria, senza un pensiero per la testa. O bene anche. Capisco. Ho sbagliato, perché in tal caso vorrei giocare il jolly. Qui non si tratta di sbagliare o indovinare. È solo che la maggior parte della gente vede qualcosa di diverso in questa immagine. La maggior parte della gente è idiota. Non sarebbe capace di riconoscere una farfalla neanche se gli uscisse fuori dal sedere. Ah, capisco. Interessante. Passiamo alla prossima immagine. Cosa vede qui?
Questa. Quella è la mia foto sulla copertina della rivista L'Uomo dell'Anno. La prego di rimanere serio, d'accordo? Cosa intende dire? È lei quello che porta degli occhiali ridicoli. Bene, ci fermiamo qui. Se preferisce fare lo stupido invece di darmi delle risposte serie, allora si è rivolto alla persona sbagliata. Ma ho detto solo quello che ho visto. In quel caso dovrebbe decisamente andarsene. Qui non esistono terapie per gente come lei. Forse dovrebbe pensare di consultare un esorcista. E la prego, stia lontano da me, il più lontano possibile. Ma... ho bisogno di un'altra seduta di psicoanalisi. Cosa? Di nuovo? Possiamo giocare di nuovo a quel gioco? Intende di... Dunque... Se non mi sbaglio, devi fottegli queste scan, fagli vedere a Bozzo, e poi, se non mi sbaglio, poi da Bozzo gli dai le risposte che ha dato Bozzo. Sono io. Sbagliato. Vedi anche semplicemente questo gioco. Cosa vedi? Non so, ecco, vedo per quello, Morello. Questo gioco mi ha... Come... Torni quando sarà pronto. Giù le mani. Gli antidepressivi sono riservati ai pazienti per i quali c'è ancora qualche speranza. Questa è a tutti gli effetti una delle mie scene preferite. La cosa ha poco a che vedere con criteri visivi, ma è piuttosto una faccenda di contenuti. Come scrittore siete sempre in parte uno schiavo delle muse, per così dire. Dipendete sempre dal momento giusto e dall'idea giusta. Per quanto riguarda questa schermata, devo ringraziare la mia musa, che è stata fondamentale per questa insolita disposizione, anche se ci siamo arrivati dopo varie digressioni. Abbiamo un commerciante di corde a sinistra e l'ufficio di uno psicoterapeuta a destra. E dal momento che ci troviamo in una zona di guerra, il muro tra questi due edifici è stato abbattuto. Il risultato è stato un aumento degli affari per il commerciante di corde, che ha subito migliorato il suo campionario con degli accessori di lusso. E qui abbiamo l'inspiegabile situazione in cui Rufus non fa la scelta più semplice e invece visita prima il divano dello psicoterapeuta. Beh, prima di tutto è bello stendersi su un lettino. Onestamente è molto più comodo. E vedere questa scena mi ricorda della mia biografia. Vedete, ho fatto tanti lavori nella mia vita, forse addirittura troppi per ricordarseli tutti. Io non ne ho il tempo. E voi non avete il budget per farmeli elencare tutti. Comunque, quando persi il mio ultimo lavoro da fotografo di bambini, rimasi senza lavoro per quasi 2 anni. Vivevo dei miei risparmi e sviluppai un hobby. Ogni qualvolta c'era una casa da demolire, mi infilavo nell'edificio poco prima che venisse buttato giù, per vedere l'atto di demolizione vero e proprio da vicino. Se quindi pensate che io sia troppo felice in questa scena, ponetevi la domanda: cosa diavolo ha che non va a questo tizio? Ebbè, ora lo sapete. Non mi avevi detto di aver fatto il fotografo? Tutto considerato, la tua professione sarebbe tornata utile quando... Oh, non voglio spoilerarvi niente. E comunque è una bella coincidenza. In questa stessa scena, nella parte bassa della schermata, c'è un suggerimento riguardo al motivo per cui ci sarà bisogno di scattare delle foto di un bambino. Chi l'avrebbe pensato? Ehi, hey, Action Man! Qui ho parcheggiato la micro machine. Quello della concorrenza. Ah, 2 corde al prezzo di una. Vellutata. Questa sì che abbellisce il collo. Questa sì. È già buggato. Si è buggato. Sì. Dallo stream mio, perché proprio. Non posso. Vai.
Eleganza, la corda per le donne ossessionate dalla moda. Le corde terapeutiche di Mo, l'alternativa a buon mercato. Ma tu guarda un po', pare che il nodo si porterà di nuovo a sinistra la prossima stagione. Ah, vedo che è interessato al nostro volantino. E come? Eccellente! Al suo interno troverà tutte le più importanti informazioni sui nostri prodotti. C'è persino una piccola anteprima della stagione invernale sul retro. Se soffre di depressione invernale, dovrebbe agire immediatamente. Molti modelli vanno a ruba durante le vacanze. Cosa sta facendo? Un aeroplano di carta, ovviamente. Cos'altro potrei fare? Ma il mio bellissimo volantino! Scopriremo se si tratta davvero di un bellissimo volantino con la prova di volo. Oddio. Ah. Barry, c'è qualcuno alla porta! L'ho sentito! Mandalo via! Ho bisogno di calma per redigere il mio editoriale! Sai di cosa parlo? La storia di quell'idiota che per poco non ci ammazza tutti! Sì, lo so! Psst! Rufus, entra pure! Ma per favore non fare rumore, ok? Ma non c'è niente da fare da lui! Ah... Yuhu! Buongiorno a lei, signore. Le interesserebbe acquistare una corda? Abbiamo la corda adatta per qualsiasi collo. Quali sono le opzioni di finanziamento? Un uomo dall'umorismo macabro. Mi piace. Ma accettiamo solo contanti. A meno che, ovviamente, non partecipi alla nostra campagna promozionale. Con 30 punti puoi riscattare un tostapane con sostegno per la vasca da bagno. Nah, non lo so. Credo che prima darò un'occhiata in giro. Ma certo, faccia con comodo. E non esiti a chiedermi consigli se desidera provare qualche articolo. Un tostapane con sostegno per la vasca da bagno è bellissimo. Vabbè, arriva ad affrontare questo. Barry. C'è una sola lettera in questa cassa. Una Yerk maiuscola. Davvero non serve a niente? No, cosa potrebbe servire? Non compare praticamente in nessuna parola. E abbiamo già trattato il satirchismo nel nostro speciale invernale su Il lato oscuro della mitologia. Ah, sì. Credo che Tony abbia letto quel numero. Di cosa trattava? La prima pagina era sui satiri. Oh, già, certo, ora ricordo. Ehi, Barry, cos'è quell'aria triste? Oh, Rufus, è terribile. Tutti dicono che non sei un eroe, ma un completo idiota. Dicono che sia stato tu a causare l'imminente fine del mondo. Ah, tutta invidia. Io sono assolutamente fantastico e tu lo sai bene. Non so più a cosa credere. Non sono neppure riuscito a fare uno scatto delle tue imprese eroiche. Il problema è che non sei un fotografo abile quanto me. Se solo avessi almeno una foto come prova del tuo altruismo. Già, sarebbe fantastico per me. Sai che ti dico? Facciamo un patto. Troverò il soggetto per una nuova impresa eroica e tu avrai la tua foto. D'accordo? Oh, sarebbe davvero grandioso. Torno subito. Me lo ricordo, ora devi salvare il bambino. All'aria irritata. Sarà meglio non disturbarlo. Beh, si fotte il caporedattore. Caporedattore J. Jonah Jameson. Andiamo dai pusher, ho un po' di sballo. Mio sballo? Nello scarabocchio che avevo fatto di questa schermata era prevista anche una radio. Volevo veramente che la scena sembrasse uno di quei campi desolati in stile Vietnam. Una classica scena dalla linea del fronte dove tutti i soldati cercano di fare i conti con le loro esperienze traumatiche. Ecco perché volevo metterci un'appropriata musica woodstockiana che provenisse dalla radio, come in Apocalypse Now e tutti i film del genere. Sembra che non esista un film sul Vietnam senza musica woodstockiana sullo sfondo. Strano però, se ci pensate, dal momento per sempre. Woodstock non si svolse su quei campi. Non so dove sia il nesso con la guerra del Vietnam. Certamente non era quello che avevano in mente. Chiunque pensi questo a causa dell'influenza dei media si sbaglia di grosso. Chi non si sbaglia, d'altro canto, sono questi due volti familiari dai primi due episodi di Deponia.
Abbiamo la bellissima Lotti da Fuga da Deponia e a sinistra Bambina di Causa Deponia. Sono nei nuovi panni di Sergente Bambi e Soldato Lotti. Chi l'avrebbe mai detto che Lotti, un personaggio minore, avrebbe ottenuto un ruolo così pompato? Ora, la cosa ancora più bella è che fu considerata come candidata per una riunione a Portafisco. E naturalmente da ribelle, poiché i ranghi dei ribelli continuano a crescere. Una buona possibilità per riportare dei vecchi amici nel gioco. Sono molto fiero del cambiamento del suo personaggio, così come della sua vocina in falsetto. Si sforza di suonare il più femminile possibile sotto le costanti richieste di Rufus nel primo episodio. Questo mix transgender è dovuto solo alla circostanza secondo cui nessuno può rimanere femminile ed educato abbastanza a lungo quando ha a che fare con Rufus. Logico che si reagisca con un po' di bassi maschili. In questa circostanza però l'intero carattere del personaggio viene rovesciato. Ora cerca di suonare il più mascolina possibile, poiché è un soldato ribelle, ma torna sempre al suo falsetto più dolce. Dopotutto è un'anima tenera. Un'altra cosa non priva di controversie. Rufus risulta essere un macio rompiballe in questa scena, così come lo sono io, visto che sono uno scrittore che utilizza ogni cliché possibile e che pone ogni sorta di ostacoli alla comprensione tra i sessi. E grossi ostacoli. Onestamente però penso che le ragazze facciano un gran lavoro nel non farsi turbare dalle cretinate di Rufus. Di conseguenza non ho avuto problemi a rispondere a un'email inviatami dagli Stati Uniti, dove una persona, probabilmente transgender, non era d'accordo con il modo in cui era rappresentata Lotti in Fuga da Deponia. Mi ha scritto che non avrebbe giocato con la seconda e la terza parte della trilogia, poiché mi ero preso gioco di questo personaggio e delle minoranze in generale. Sono orgoglioso di aver potuto dimostrare il contrario a questa persona. Il fatto è che la colpa è sempre di Rufus e di come si comporta. Non gliene frega niente di far arrabbiare le minoranze o la maggioranza, il che porta l'intero concetto a un livello molto più liberale. Alla fin fine sono sempre gli altri che si trovano moralmente dalla parte della ragione quando hanno a che fare con lui. Non c'è bisogno di preoccuparsi, quindi, care giocatrici di Deponia. No, Pochi non è diventato un macio che cerca di strappare pensieri femministi mentre si torce il baffo. No, in questo caso sono dalla vostra parte e spero che vi godiate le scene in cui Rufus viene preso a pugni. Le dedico a voi. Bella Reggaz. Bambina, Lotti. E voi cosa ci fate qui? E perché siete vestite da uomini? Prima di tutto, queste sono le nostre uniformi. Adesso siamo delle ufficiali della Resistenza. Ufficiali? Che carine. Inoltre, d'ora in poi per te sarà soldato, Lotti. E sergente Bambi. Sergente Bambi. Hai sentito, Lotti? Credo che Rufus ci stia prendendo in giro, sergente. Io invece credo che sia alla ricerca di una dentatura nuova. Signore, signore, manteniamo la calma. Non vi agitate così tanto, o potreste scompigliarvi i capelli. Dove sono i veri ribelli? Cosa intendi con veri? Pensi che questo sia un sogno o qualcosa del genere? Vuoi che ti punga con un ago? Perché ne ho giusto uno qui con me. Potrei persino conficcartelo fino in fondo se necessario. No, mi riferivo ai veri ribelli. Janos, Garlef, Leibold. La vecchia banda, capisci? Ah, loro. Janos è partito per una missione, per quanto ne so. Garlef e Leibold si trovano al campo, proprio dietro quel cancello. Dovrò farmeli bastare per ora. Perciò adesso fate anche voi parte della Resistenza. È un problema? Certo che no, sergente... Bambi. Ma cosa c'è di così divertente? Beh, è divertente perché siete donne. Non capite? Ah, per l'amor del cielo, ho sempre saputo che eri un idiota. Ma un idiota maschilista? Cosa? No, non ha niente a che vedere con il maschilismo. È solo che certe cose proprio non stanno bene insieme. Donne nella Resistenza è come, che ne so, mettere un sombrero su un bombato. Sombrero! Lo vedi? Persino Lotti lo trova divertente. E non credo che sia perché ha dei pregiudizi contro i tossicani, giusto? Giammai! O contro i bombati. Oh, adoro i bombati. Sono così... Sono degli animali molto utili. Esatto, proprio come le donne.
Attenti, ufficiale superiore presente. Ah, dove? Dietro di te? Ah, ovviamente mi riferivo a me stesso. Brutte integrazioni vitaminiche per carne da macello. Sì, certo. Noi prendiamo ordini solo dal nostro capo squadrone. Sì, beh, non mi interessa sapere chi sia. Siete tutti sotto il mio comando. Dopotutto sono il grande capo. Oh, bel tentativo, Rufus. Ma noi conosciamo il generale e di certo non sei tu. Il che? Il generale? Oh, capi squadrone, generali? Davvero sono mancato per così tanto. Non voglio disturbarvi ulteriormente. Ah, non puoi dire sul serio. Ok, non ho tempo per disturbarvi ulteriormente. Ora è più credibile. Yuhu! Aprite! Sì? Leibold, che fortuna! Fammi entrare. Ci conosciamo. Come, scusa? Sono io, Rufus. Andiamo, come fai a non riconoscere il tuo leader? Assomiglia a Rufus, ma non puoi essere lui. Rufus è andato con Janosch alla stazione dell'Alta Ascensione. Ma sono proprio qui. Questo lo dici tu? Non ho tempo per queste sciocchezze. Chi comanda qui? Un nuovo leader. Beh, allora fammi entrare, voglio parlargli. Non sono autorizzato. Come faccio a essere sicuro che tu non sia una spia dell'Organon? Questo è troppo. Dopotutto sono stato io a far partire questa ribellione. Oh, e c'è qualcuno che possa provarlo? Intendi dire oltre te? Sì, proprio così. Ci deve essere qualcun altro che garantisca per te. Ah, sono solo un mucchio di sciocchezze burocratiche, ma... D'accordo, torno subito. E tu preparati a fare un bel po' di flessioni. Guardalo. C'è qualcosa che si muove lassù. Difficile per degli occhi normali dire di che cosa si tratta. Ma io credo sia una macchia indistinta. Non c'è dubbio. È il bambino, guardalo qui. Guarda il bambino. Sì. Io prima di capirla quella cosa, una vita ci ho impiegato. Mi ero fermato appunto perché non riuscivo a capire che dove cazzo dovevi andare e dovevi andare lì. Eccola lì, l'antenna. Salve. A casa vuoi? Mi serve qualcuno che possa identificarmi. Tu sei Rufus. Sì, questo lo so, ma pare che Leibold se ne sia dimenticato. Perciò verreste con me fino al cancello in modo che io possa finalmente entrare nel campo? Magari più tardi. Adesso siamo impegnate in un'importante missione. Oh, certo, farvi la manicure a vicenda? No, ci stiamo tatuando a vicenda l'emblema del nostro squadrone. Sfortunatamente però non abbiamo ancora trovato un simbolo adatto. Che ne dite di un mini pony? O delle adorabili impronte di zampette di gatto? Stai cercando di dire che non siamo abbastanza toste? Proprio così. L'ho suggerito perché sono un vero maschio alfa. Non perché amo quelle adorabili impronte di zampette dei gatti. Se vuoi provare la durezza dei miei pugni, non devi far altro che dirmelo. Ho un'idea per l'emblema del vostro squadrone. Sentiamo. Che ne dite di uno squalo? Ah, non è una cattiva idea. Non credi che uno squalo mi farebbe sembrare grassa? Beh, dipende dal colore. Che ne dici di un rosa pallido? Ma poi non starebbe bene con le scarpe. Sono sicuro che troverete qualcosa che vada bene. Se ti viene in mente qualche altra idea, tienila per te. A meno che non sia effettivamente buona. Ah, il... Boso è malato. Non sarà di nuovo la sua allergia al latte? Digli che non starò lì a tenergli la testa stavolta. Già, non è affatto divertente, questo è sicuro. Ma non è a quello che mi riferivo. Credo sia depresso. Per la storia della distruzione del pianeta? Non ne ho idea. È completamente apatico e non fa altro che piangersi addosso. Ah, non deve preoccuparsi. Il nuovo generale ha un piano. Anch'io ho un piano. Oh, in tal caso mi rimangio tutto. Ha tutte le ragioni per preoccuparsi. Non voglio... Ah, prendi l'antenna. Wow. Come napoletani. Solo a titolo informativo. Stavolta la romperò volontariamente.
Beh, ovviamente volevo dire che ho intenzione di sistemarla. Solo un altro pochino. Ops. Ah, che cool. Guardate un po'. Ah, il mirino con le dita per vedere il bambino. Ma quando è che è il mirino con le dita? Non lo so. Ehi, c'è qualcosa che si muove là sopra. Non sarà mica... Ma certo, è Bozo Junior, in grande pericolo. Devo dirlo a Barry. Barry. Buone notizie, ho un soggetto. Davvero? Cos'è? Vieni, ti faccio vedere. Oh cielo. È terribilmente in alto. No, smettila di piagnucolare e tieni pronta la macchina fotografica. Perché quello che sto per fare lo farò una volta sola. A meno che la foto non venga male, e in tal caso lo farei di nuovo. Nessuna delle tecniche della commedia farsesca deve rimanere inutilizzata. E pertanto, ecco una scena che è un po' la base per tutti gli sketch comici in cui gli eroi si arrampicano su un'impalcatura. Penso che deve essercene stata una davvero terribile di Mel Brooks o di Zucker Abrams Zucker, cioè uno di quelli che solitamente sapevano ciò che facevano. No, penso che si trattasse dei tizi che hanno fatto Mamma ho perso l'aereo, come si chiamavano? L'ho dimenticato. Comunque, il film era Baby Birba o qualcosa del genere. E il bambino del titolo gattonava attraverso un cantiere edile lungo delle travi d'acciaio. Ed è stato allora che pensai, mettere Rufus in una situazione del genere può essere soltanto una buona idea. Ecco come ha fatto questa scena a finire nel gioco. Ammetto che è un po' casuale, ma se Rufus doveva finire per fare qualcosa di eroico, doveva pur salvare un bambino da un cantiere edile, no? Mischia! Probabilmente è lì che gli operai appendono i loro cappelli. Wow! Non è che serviva la corda, che dovevi attaccare la corda con... la cappelliera, tutto qua. È una bella domanda, io me lo ricordo. Come lanciare da qui il deltaplanino? Tu lo dirò. A posto di tirare. Nah, non credo che vada a manovella. Non sono troppo... Questa la sparo a casa dei Bozo e faccio un successone. Forse lo sai chi può lanciarlo dal bambino? Fermo! No! A Rufus nella pogna. Può essere. Qua Bozo Junior merda! Per fare qui ancora non lo puoi completare. Ehi! Puoi tornare indietro. No. Non è stato poi così tanto eroico. Aspetta e vedrai. Volevo prima esplorare un po' i dintorni. E se veramente ti serve la corda. Ma tanto Rufus nella fogna non è qua. You! Oh cacchio, non c'è nessuno. No, è in quell'altro, è vero. In quello blu. Eccomi. Ah, finalmente qualcosa che funziona da queste parti. Scommetto che gli altri due non se la stanno cavando così bene. Quegli idioti.
Eccolo qua, poi vivo. E per concludere lo spettacolo di oggi, ho per voi un regalo speciale. Lo conoscete tutti, lo amate tutti. E ora è qui con noi con la sua ultima hit. Cowboy Dodo canta Guardami! Uno schermo che funziona a energia solare. Non sai quello che vuoi, dove sei, è tutto scuro. C'è solo un grande buco nel settore del futuro. Cosa? Trasmettono Cowboy Dodo? Aspetti, tanto chiodo, scaccia chiodo. Sei basti quanto un'auto ad energia solare. Non realizzi proprio nulla, non fai altro che asfissiare. Non chiedi mai consiglio, salti tutorial a più pari. Segui le tue idee che... Ah, grandioso! Hai zitto, non sento un cazzo, coglione. Ma ciò che mi dà fastidio è che proprio non mi spiego. Quando dico come butta, neanche ti sentissi un bronzo. Mi lasci dentro il fango, che ti credi, grande conso? Tu non chiedi mai aiuto, mentre pensi se la devo. Sapere che si fa? Beh, allora guardami. Se ti senti come un pollo, ti consiglio un bel controllo. Vuoi sapere il mio ABC? Beh, allora guardami. Sei una palpebra ferita che non ha più via d'uscita. Non capisci chi fa chi? Beh, allora guardami. Sono Cowboy Dodo. Cowboy Dodo. Chi l'avrebbe mai detto? Quella guardia organo è un fan di Cowboy Dodo. Ora che è distratto, devo trovare una cassa aperta. Preferibilmente una che verrà portata ad Elysium. Dopodiché, addio Deponia! Peccato che Gal non sia qui. Non avrei mai dovuto affidare il suo destino nelle mani di quello stupido dell'altro Rufus. La solita vecchia storia. Se vuoi che una cosa venga fatta bene, fatela da solo. Scommetto che gli altri due non se la stanno cavando così bene quanto me. Quegli idioti. Non è che non c'è una webcam, ho fatto un bel balletto. Ah sì, un'altra cosa. Prima che io faccia brillare la luce in questa oscurità, resta sempre tra me e i mostri mangiatori di uomini. Dopotutto non vogliamo che mi accada qualcosa. Non posso credere quanto siano stupidi questi Organon. E ora, dopo l'incredibile e travolgente successo di Guardami, abbiamo l'onore di presentarvi in anteprima esclusiva il suo nuovo singolo. Per la felicità delle vostre orecchie, ecco a voi Cowboy Dodo con Guardati Attorno. Oh no, ora anche il lato B. Se non lo vedi che sono scosso, mi sembra così chiaro, ho i tuoi occhi sempre addosso. Non sbatti mai le ciglia, ma neanche un pochettino. Guarda questo video dove c'è un bel cagnolino. Non essere un idiota, se capisci molto bravo. Intanto vado altrove, che ti credi, non scherzavo. Che problema hai? Tu mi stai seccando, ho una caccola nel naso. Ma cosa stai guardando? Mi osservi come quella spazzatura di TV. E non posso biasimarti perché non se ne può più. Viviamo tutti in mezzo a spazzatura abitativa. Sto parlando di Deponia, ma la rima è un po' cattiva. So davvero che se credi c'è Elysium che ci aspetta. Ma fissando sempre il voto non lo trovi, dammi retta. Ora, cos'hai da guardare? Non c'è niente da osservare. Meglio se sparisci e ti vai a vedere un porno. Ma se proprio non vuoi farlo ti consiglio guarda attorno. In effetti non ha torto. La gente dovrebbe davvero guardarsi un po' più attorno. Altrimenti rischia di perdersi tutti gli... Intrusi! Allarme! Cacchio. È peggio di quanto pensassi. Sei tu il mio papà? Spero proprio di no. E se lo fossi, allora devi aver preso tutto da tua madre. Mi chiamo Rufus. Scusi lo scarso autocontrollo di mia sorella. È solo contenta di aver finalmente trovato un adulto. Io mi chiamo Rusty, lei è Gritch e il nostro fratellino si chiama Ansel. Quella specie di cannuccia si chiama Ansel? Immagino che i vostri genitori fossero dei veri sadici, eh? Beh, mettiamolo in questo modo. In ogni caso ci hanno abbandonato qui nelle fogne. Ed è già da un bel pezzo che vaghiamo qui sotto da soli al buio. Magari lei potrebbe aiutarci? Certo che potrei, ma non ci penso nemmeno. Smammate! Ma questa non è la reazione appropriata. In qualità di adulto lei ha la responsabilità di aiutare dei poveri bambini bisognosi. Ho già un poppante che mi alita sul collo, perciò arrangiatevi. Sciò! Ma... Seduti! Buoni! Ehi, la smetta! Non siamo dei cani! Puoi ben dirlo! I cani sono animali intelligenti e capaci di seguire semplici comandi. Ma... Seduti! Buoni! Ehi, non... Puoi... non da torto, eh.
Ehi, non avevo forse detto di non gattonarmi dietro? Sono nel mezzo di una pericolosa avventura. Ma abbiamo bisogno del suo aiuto. Ve l'ho già detto, queste non sono cose per bambini. Potreste ritrovarvi coinvolti in uno scontro a colpi di plasma. O essere inghiottiti vivi sul posto da quella strega laggiù. Sembra molto affamata. Cosa devo sentire? Non tollererò certe insinuazioni. Io non mangio bambini. Ah, davvero? E allora cosa ci fa qui? Raccolgo vecchie bottiglie e le rivendo alla taverna delle fogne. C'è un pub da queste parti. Grandioso! Avrei proprio bisogno di un... nuovo. Aspetta un secondo. Non è che per caso ha trovato un contenitore con un liquido verde dentro? Sì. E... ci ho ricavato ben 5 slotti. Fantastico! Lo vedi, Gal? Te l'avevo detto che ti avrei salvata. Come probabilmente sapete, magari perché ve l'ho detto io, avevo una versione di prova di Addio Deponia con atroci illustrazioni provvisorie. Si è rivelata un solido punto di riferimento. Funziona nel modo in cui desidero? Come sono le animazioni? Qual è l'impressione generale? E così via. E specialmente qui nelle fogne ho potuto scatenarmi. Ho disegnato un sacco di bozzetti e preanimazioni. Sono molto molto contento che tutte quelle divertenti animazioni sul cogliere funghi siano state lasciate quasi invariate nella versione finale. Ovviamente le abbiamo imbellite e impreziosite. Gli animatori si sono sforzati al massimo per lasciarle il più intatte possibile. Sono loro molto grato per questo. Mi sono veramente divertito a scarabocchiare queste animazioni. Lo rifarei, anche se nessuno le vedrebbe mai. Penso che in questo punto le animazioni siano davvero efficaci. Allora... Oh fuck! Ai! Oh, porca trotta! Non me lo ricordavo quello! Siamo finiti su Dark Souls! Quasi galè! In questa schermata non c'è commento audio, perché nella versione tedesca qui avevamo una celebrità. Ma in questa schermata c'è tanto di quell'umorismo nero che lascerò solo un... no comment. Ma... ora posso tirarlo il bronino di qua. Ho lavorato sodo per averlo. E di certo non lo lancerò dalla finestra senza motivo. God damn. Spacca nella zanzara. Anzi, mi spacco la mano. Se mi chiamassi Urko, potrei stampare le mie iniziali ovunque con questo. Che peccato. E quanti hotspot vuoi interagire, scalino? Che c'è ancora? Signor Rufus, non possiamo arrivare lassù. E chi ha detto che dovete venire quassù? Ma noi dobbiamo stare con lei. È troppo pericoloso qui per dei bambini come noi. Sciocchezze! Il pericolo è come i fantasmi. Non esiste. O certamente non qui. Questo posto pullula di brava gente. Perciò smammate, andate a giocare. Ehi. Psst. Ma che cazzo, maniaco sessuale? In questo caso mi chiamo pedofilo. Goon, vecchio mio, cosa ci fai qui? Oh no, non tu. È un tuo amico? Neanche per sogno. Goon, perché sei così maleducato con questo povero ragazzo? Sfortunatamente ha le sue buone ragioni. C'è stato un tempo in cui eravamo migliori amici. No, che non lo eravamo. Sì che lo eravamo. Avevamo persino un progetto di hip hop in corso. Oh. No, non è vero. Ma poi io l'ho piantato in asso. Mi sento ancora terribilmente in colpa. Per Deponia, ma di che stai parlando? Ho ringraziato la mia buona stella quando sei andato via. Sì, lo so, lo so.
Sei pieno di rancore. Il nostro nuovo incontro è una cosa molto positiva. Ho così tante cose da farmi perdonare da te. Non ci sto capendo niente. Oh, quasi dimenticavo le buone maniere. Non mi hai ancora presentato alla tua adorabile compagna? Devo proprio. Goon! D'accordo. Jun, ti presento Rufus. Rufus, lei è Jun, la mia ragazza. Piacere di conoscerti, Rufus. Non essere così precipitosa. Piace che abbia detto, non sì, essere così precipitosa. I bei vecchi tempi, eh? Le nostre lunghe conversazioni sulla disuguaglianza sociale, il calore dei nostri falò, il freestyle lungo il molo. Ma sono passati solo un paio di giorni. Già, è proprio vero che il tempo vola. Mi hai rotto l'ombrello e mi hai costretto a mangiare uno stivale. Sembra che vi siate divertiti un mondo. Divertito. Me lo ricordo quello. Questo qui è completamente pazzo. Eravamo entrambi pazzi a quei tempi. Gun ti ha mai raccontato dei suoi leggendari scherzi? Una volta si è travestito da mendicante per andare a dar noia alla gente della baraccopoli. Non è andata affatto così. Si sporcò persino di cacca in modo da puzzare tanto quanto loro. John, non credere a una parola di quello che dice. No, fallo finire di parlare. Questa è la prima volta che incontro uno dei tuoi vecchi amici. Ma lui non è un vecchio amico. È Citogun. È più che altro un essere assurdo sputato fuori da un bizzarro universo parallelo. Sì, sì, facevate feste del genere all'epoca. Sì, facevate feste del genere all'epoca. Allora, come ti sta trattando la vita, vecchio amico? Vediamo. Beh, a parte la polmonite cronica che mi sono beccato, e il fatto che fa davvero male quando devono togliermi il laccio da scarpe dall'intestino con la sonda, credo che le cose si siano messe piuttosto bene. Ho conosciuto Jun, stiamo insieme da quasi una settimana ormai, e al momento non potrei essere più felice. Non potresti essere più felice? Bella questa! Ma ti sei guardato intorno? Pronto? Siete in una fogna! Non ci interessa. Ci importa solo di stare insieme. Basta! Non ne posso più! No, scusa. Non volevo prendermi gioco della vostra miseria. Sono un uomo nuovo e per provartelo ti ripagherò per quello che ti ho fatto in passato, tirandovi fuori di qui. Sì, signore! Sai, ti devo delle scuse, Gun. Ti ho trattato piuttosto male l'ultima volta. Oh, è così dolce da parte tua. Vorrei tanto fare qualcosa per farmi perdonare. È semplice. Puoi sparire e lasciarci in pace. Gun, ma che stai dicendo? Va tutto bene, Jun. Capisco perfettamente che il tuo amico nutra del rancore nei miei confronti. Mi sono comportato molto male con lui in passato. Non c'è da meravigliarsi se adesso non vuole accettare le mie scuse. Non mi resta che vivere con la coscienza sporca per il resto dei miei giorni. Sopravviverai, purtroppo. Gun, ti ha chiesto scusa. Di qualcosa subito. E va bene, Rufus. Non sono arrabbiato con te, ma qualsiasi cosa tu mi abbia fatto, alla fine mi ha portato a conoscere Jun. E per questo te ne sono davvero grato. Oh, se solo fosse tutto così semplice. Ma sento che devo fare qualcosa affinché tu mi possa perdonare per sempre. Cosa? No! Non fare niente, va benissimo così. Mi hai sentito? Qualcosa di davvero, davvero grande. Oh, cielo. Insisto nel volervi fare un favore. No, Rufus, ti assicuro che non è necessario. Siamo felici così come stiamo. Sì, certo, felici nelle fogne. Che burloni che siete. Ma, parlando seriamente, ho già un paio di idee su come potrei migliorare radicalmente le vostre vite. Radicalmente? Oh, aiuto! Cosa hai in mente? Non ve lo dico. Lasciamo che sia una sorpresa. Oh, non è eccitante, Gun. Gun, stai tremando? Stringimi forte. Dimmi forte. Dimmi forte. Bella. Ti prego, almeno lasciaci il tempo di trovare i nostri caschi. Gun. Bravo, bravo, Gun. Questa la voglio. Mi prestereste la stufa? Beh, sai, fa piuttosto freddo qui. Ma se è per poco tempo. Jun,
lascia che me ne occupi io, ok? A cosa ti serve, Rufus? Vedi, pensavo che... Oh, mi è appena venuto in mente che la garanzia verrà annullata se te la prestiamo. Mi spiace, Rufus. Magari un'altra volta. Allah. Addirittura annullata. Non mi par vero. Dopo Miss Italia, vero, un papà. You! Rufus? Sei tu? No, è il tuo riflesso in una pozzanghera nella fogna. Ma certo che sono io. Un momento. Sei finito nelle fogne. Sei nella cacca fino al collo. Beh, almeno sto facendo qualcosa di utile. Immersioni nella tazza del water? Ho trovato Gale, so dov'è l'acido nucleico. E tu cos'è che hai fatto? Sono riuscito a non sporcarmi la giacca. E con la tua giacca pulita hai almeno allertato i ribelli? Non ancora, ma ho incontrato Bojo. Sfortunatamente non è di nessuna utilità. E queste le chiami novità? No, direi di no. Ad ogni modo fa comodo sapere che possiamo incontrarci qui e scambiarci delle cose attraverso questa grata. Sì, potrebbe tornare utile. Potrei passarti qualche oggetto. Ci pensi quanto sarebbe figo se ci fosse un nuovo elemento nell'interfaccia per fare una cosa del genere? Ma porca... Ehi, è grandioso. Speriamo che funzioni anche nell'altro senso. Perfetto. Ok, vado a vedere cosa riesco a trovare. Forse potrei procurarti della carta igienica. Beh, se puoi scegliere, prendi sempre quella triplo strato. E che cazzo gli do? Niente. Baby goddamn. Spaccanata, zaa. Non so cosa gli può servire, sinceramente. Non c'è, cioè per il momento non mi ricordo, poi se magari esplori ti dico, ah sì, quello gli serviva. E che cosa manca da esplorare? Ah, nella fogna. Cassa di banane. Ehi, mocciosi! Aiutatemi a salire lassù, forza! Ma signor Rufus! Ma signor Rufus, signore! Sì, d'accordo, come non detto, lasciamo stare. Non riuscirò a prenderla in quel modo. Dichiaro solennemente che le mie ricerche dell'anello mancante tra umani e scimmie sono giunte al termine, perché non ho nessuna voglia di discendere da lui. La musica non è poi tanto male, ma il loro numero avrebbe bisogno di una bella sistemata. C'è qualcosa che manca in questo creek. Qualcosa, non saprei, tipo una manovella. E dovrebbe entrare perfettamente in questo buco per manovelle. Cosa potrebbe essere? Forse l'antenna. Non si può trattare con gente del genere. Capiscono solo una lingua. Il cazzottese. Perché passi l'antenna, cosa è? Quando vado in Portogallo. Provo l'antenna. L'eroe controlla nel suo inventario e si rende conto che la manovella non c'è. Spiacente. E allora ridammela, bastardo. Il cazzottese me lo ricordo comunque. Capisco solo una lingua. Cazzottese. Madonna quanto zoom. Abbiamo catturato un altro ribelle! Un altro? Ma sei sempre lo stesso! Avrà trovato il modo di fuggire! Eh? Ma io non sono mai stato qui prima! Molto divertente! Veloci! Rinchiudetelo di nuovo nella sua cella! Cosa c'è? C'è cosa?
Mi sono molto divertito con questa scena. Temo però di non potervene parlare come vorrei. Non ho saputo resistere al giocherellare io stesso con le rifiniture nella direzione della scena. E trovo notevole che i nostri tecnici del suono e Simon siano stati d'accordo nel mettere un effetto voce su tutti i file recitati da Rufus dietro a una porta chiusa. Bravi ragazzi, non pensavo che ce l'avreste fatta. Sfortunatamente abbiamo dovuto continuare a farlo anche dopo, perché ci sono diversi modi in cui Rufus cambia la voce durante questo capitolo, e abbiamo dovuto effettare anche quei file. La cosa si è fatta parecchio complessa e potrebbe aver condotto a un paio di errori ancora presenti. Per esempio, alcune imperfezioni nei file audio di Rufus in cui c'è un effetto che non dovrebbe esserci, e viceversa. Beh, in nostra difesa c'era tantissima roba da fare, una cosa orribile. Forse avremmo potuto farlo in un modo migliore e alla fine non avremmo avuto tutti questi problemi. Ma viene un momento in cui bisogna accontentarsi di quello che si ha. Che altro potrei dire? Che altro? Oh, qui rischiate di perdervi una gag brillante. Una volta avuto del cibo dalla prigione, usatelo sulla guardia a destra. Forza! Dovreste farlo davvero. È facile perdersela ed è una delle scene più buffe. Beh, no, non è poi tanto buffa. Specialmente adesso che già sapete che sta per arrivare. Beh, è relativamente buffa. Un pochino buffa, almeno. Abbastanza buffa. Sarebbe come la scena di sesso tra Gale e Rufus, che non esiste. Mochetti in una cella. Non potrebbero essere più pacchiani. Grande effetto. C'è qualcuno nascosto. Ora c'è. Sotto. Cletus? No, aspetta. Sei uno dei miei cloni, vero? Abilmente travestito da Cletus. Ah, ti prego. Non dirmi che ora c'è più di un Rufus. Davvero bravo. Ti sei immedesimato appieno nel ruolo dello stupido presuntuoso. Ah, già. È come dici tu. Ma se tu sei me, come hanno fatto a catturarti? Com'è successo a te, immagino. Ah, il modo in cui hanno catturato me è stato molto più fico. E ho già in mente un girato. Piano su come fare a uscire da qui. Risparmia le forze. Ho provato qualsiasi cosa. Sì, può darsi. Ma io ho un mucchio di nuovi assi nella manica che non puoi neppure immaginare. Anche se siamo la stessa persona? Già, guarda e impara. Ehi, pronto? Secondino! Yuhu! Cosa vuoi? Smettila di fare tutta questa baldoria. Ho fame. Ho fame. Probabilmente è perché non hai nemmeno toccato la tua colazione. Aspetta, ti apro lo sportello del cibo. Devo andare in bagno. Di nuovo? Va bene. Ma questa volta non consumare tutta quella carta igienica. Abbiamo già svuotato il magazzino. Intendi dire che se qualcuno riuscisse a evitare la distruzione del pianeta, l'organo non rimarrebbe a corto di carta igienica? È corretto, sì. Fantastico. Quale incentivo maggiore si potrebbe volere per salvare Deponia? Voglio parlare con il mio avvocato. Chi è il tuo avvocato? In realtà, pensavo di difendermi da solo. Come vuoi. Allora procedi e parla con te stesso. Ma per non più di 10 minuti, ci siamo capiti? Non più di 10 minuti, ci siamo capiti. Esigo una cella pulita. La tua cella è impeccabile. E ne sono personalmente molto orgoglioso. Disponiamo delle ultime tecnologie nel campo della pulizia. Sì. Le lenzuola sono antipelucchi e il deodorante per il water è antisporcizia. E io stesso ho lavato la moquette stamattina. Wow, la vita al servizio dell'organo è piuttosto noiosa, eh? Ah, non ne hai la minima idea. Ah, non è la minima Non mi idea. Sento molto bene. Mi sa proprio che sto per ammalarmi. Non mi interessa, basta che non vomiti sulla moquette. Fammi uscire di qui. Scordatelo. Ah, niente. Allora smetti. Dai, dobbiamo usare il cibo sulla guardia a destra. Ok, diamo un'occhiata. Caffè, un bagel e del pepe. Cosa? Niente marmellata. È una violazione della Convenzione di Ginevra. Cosa che devo usare? Ehi, salve!
E c'è adesso? Non prendertela con me, ma questo cibo è immangiabile. Beh, è tutto quello che avrai. Ma è oltraggioso. Voglio lamentarmi con lo chef subito. D'accordo, ma fai in fretta. Allora, cosa ha detto? Si è scusato e mi ha fatto vedere la cucina. Non avevo idea di quanto fosse complicato preparare da mangiare per i prigionieri. Ora c'è l'effetto, non dovrebbe esserci. Ti odio. Food Inspector! Achievement unlocked. Unlocked. Ma scusami, ma avevi la possibilità di uscire e andartene, non le... No, aveva ragione, era buffa. Ora intingiamo il bigone nel caffè e mangiamolo. Questo cibo da prigione è un affronto. Voglio dire, a chi piace il sesamo? A me, è buono il sesamo. È buono il sesamo. Posso dire eroino? Sesamo stick. Abbiamo qui del deodorante per il water. Non è stato molto intelligente da parte dell'Organon fornirmi la gemma essenziale della guerra chimica. Scusami. Non essere intelligente da parte dell'organo. Baby goddamn. Spacco la zozzana, anzi mi spacco la, ma... Baby goddamn. Questo piano ha bisogno di un po' di pepe, ma stavo pensando a qualcosa di diverso. Origano. Origano! Il problema è il seguente, l'origano. Del dentifricio è un deodorante per il water. Non c'era qualcosa che... È vero, è ridondante. Dicono che bisogna lavarsi i denti dopo aver mangiato, ma non dicono quanto tempo dopo. Quindi ecco un suggerimento. Più si aspetta, più pasti è possibile coprire con una singola spazzolata. Beh, c'hai ragione. Dai che torto, dai torto. Ehi, Cletus, mangia. Il problema è il seguente. Questo cosa dovrebbe essere? Dah, fa tutto parte del mio piano di fuga. Un bagel? Cosa intendi farci? Fuggire attraverso il buco? Lo sai che non ci entreresti mai, vero? Aspetta e vedrai. Metterò in atto un approccio da bucaniere. No, dicono che bisogna lavarsi, ma non di... Quindi... Allora... Sai che ti devi fingere malato come abbiamo fatto fingere non malato? Non sarà un degno sostituto del formaggio morbido, ma non ho altra scelta. Alta cucina. Siummico. Un po' di pepe? No, non scu... Bagel. Pepe, dentifricio e deodorante per il gabinetto. Buono. E lo intingiamo nel caffè. Questo cibo da prima, voglio dire. Buon appetito. Questa cosa dovrebbe essere. Ah no, essere... lo rovescio a terra probabilmente. Fa tutto parte del mio piano di fuga. Un bagel? Cosa intendi fuggire? Lo sai? Aspetta, metterò. Fulibot, vecchio filibustiere! Che bello rivederti! Ehi, è così che si saluta un vecchio amico? Davvero? Che faccio, il bagel? Ehi, Fulibot, tutto in ordine? Si rumba! Si rumba! Lo spazzolino. Ehi, Fulibot, tu... Si... E cazzo devo fare? Non lo so, Mochetti in una cella? Non potrebbero essere... Oh, mi piacerebbe tanto averne uno come animale domestico. È adorabile. Ehi, Fulibot, tu... Si rumba. E romba. Dicono che bimano, quindi è... Ehi, Fulibot, si rumba. Qui è tutto di una pulizia. E meno male, almeno non mi obbligheranno a... Oh, se devi fare attenzione alla guardia dell'organo, non c'è, glielo devi far presente che è sporco. Ehi, salve!
E c'è adesso? Non è che per caso ti ritrovi un detersivo per tappeti? Certo! È per caso quello che genera gas cloroformio altamente tossico quando si mischia con del dentifricio? Non lo so, è il robot delle pulizie che si occupa della manutenzione della moquette. Robot delle pulizie? Interessante. E adesso cosa posso... Irumba. Polvere. No, la mia bocca è già abbastanza secca così. Ora è proprio una merda. Ma è quello che abbiamo creato per cosa? Quindi adesso lo dai veramente a cosa, lo fai fingere malato. Ma credo sono solo mangiare. Taratara. E questo cosa dovrebbe essere? Indovina, è il nostro biglietto per la libertà. Ora mangerai questo bagel leggermente adulterato e poi farai finta di sentirti male, cosa che dovrebbe venirti naturale. E quando ti porteranno in infermeria, io verrò fuori dal mio nascondiglio e salverò entrambi. Dovrai prima passare sul mio cadavere. Tu mangerai il bagel e io salverò entrambi. Sì, d'accordo, perché no? Cominciavo comunque ad avere fame. No, aspetta, era tutto un trucco per poter mettere le mani sul mio cibo? Brutto, furfante. Ti tengo d'occhio, sai? Dammi quel bagel. Mi sento un po'... Credo di stare per... Che cosa hai fatto, idiota? Mi hai avvelenato! Bravo! Molto convincente. Non avrei mai pensato che avessi questo talento. Ma risparmia le tue doti da attore per la guardia. Soprattutto la capacità di cambiare il colore della faccia. È proprio forte! Yuhu! Mi sento male! E quella dovrei essere io? Chi altri? Perché stai mascherando la voce? Fidati, sono un imitatore eccellente. Cosa? Cosa c'è adesso? Se continui a disturbarmi, ti... Ma che brutto idiota! Che cosa hai fatto alla mia bella moquette? Ti spedisco in infermeria, e subito! Maledizione! Adesso dovrò far prendere aria alla cella! È stato più facile di quanto pensassi. Peccato non ci sia stata una bella sequenza di inseguimento sulle moto d'acqua, però... Sulle moto d'acqua... Bella! Sta dormendo! Un colpo sul capocollo! Una bella... Come si suol dire da noi, una bella cuzzata! E si risolve tutto. Ho sempre amato i sistemi a tubi pneumatici, anche se non sono l'ideale per inviare grandi quantità di impasto per pane. Ok. Non sembra proprio che la resistenza stia dando all'organo del filo da torcere. Boo! Dorme come un bambino. Il che ovviamente è un'ottima cosa. Ti lavo i denti mentre dorme. Se devo scorreggiare su uno spazzolino, sarà meglio che sia il suo. Solo c'è che cazzo non posso fare una minchia qua. Deponia non è poi così male vista da quassù. Solo ora mi rendo conto di non aver ancora avuto la possibilità di dirle addio. Vaffanculo! Non ci fosse un muro qua. Ah, non ha molto senso dal momento che non utilizzo il modulo adatto. Siamo all'apice. E purtroppo, con tutta la trama che va dipanandosi in diverse porzioncine dello schermo, quasi non si vede come è stata progettata bene questa stanza. È piuttosto complesso stabilire il punto in cui Rufus può essere visto e da chi e dove deve star nascosto, ma abbiamo inserito anche un paio di semplici puzzle a combinazione qui. Per esempio, c'è una parte di un enigma più grande che si estende per oltre un capitolo, e lì sulla sinistra abbiamo altri piccoli puzzle.
Forse persino un minigioco? Mi piacciono i minigiochi. Questa stanza è piuttosto complessa e ci è voluto molto lavoro per sistemare tutti gli angoli e le prospettive in modo che funzionassero. Un po' come per quest'ultima frase. Terminale per modelli serie 17. Approvato esclusivamente per la compilazione di modelli con il numero di serie 27 ERC. E ce l'ho con l'altro, la ERC. Modulo 27 ERC. Modulo di richiesta per A. Assistenza medica in caso di incidenti sul lavoro causati dalla manutenzione del terminale. Riferimento numero ERC 75. B. Un cacciavite affilato da usare nei lavori di manutenzione del terminale. Riferimento numero OLLA 55. E C. Un carattere di stampa tipo ERC nel caso di terminali di richiesta difettosi. Riferimento numero ERC 122. Immagino che la porta dia accesso solo agli Organon. E amo proprio quella voce. Underground. Non stiamo andando abbastanza veloci, Openbot. Ulysses non deve insospettirsi. Voglio essere presente quando scoprirà che l'esercito che intendeva distruggere con questo lurido pianeta è a bordo. E che si appresta a prendere il controllo di Elysium sotto il mio comando. Ulysses non è uno stupido governatore. Lo è abbastanza da credere che 11.000 soldati dell'Organon si lascerebbero ammazzare senza neanche cercare di difendersi. Sì, in effetti è una cosa abbastanza stupida. Allora, quando avrò la mia copia dei codici di ascensione? Non essere sciocco, Openbot. Tu rimarrai qui, ovviamente. Ah, oh, sì, certo. 11.000 soldati dell'Organon. Perciò è di questo che Argus parlava. Non ho creduto neppure per un secondo che intendesse salvare Deponia. Ora possiede i codici di ascensione. Devo sbrigarmi. Sta già facendo imbarcare le sue truppe. Un altro problema di cui dovrò occuparmi più tardi. In questo caso sono contento che Misha non abbia realizzato la schermata. Onestamente. Non prenderla male, Misha, e lasciami parlare. So che ascolta sempre i let's play e che quindi probabilmente sta ascoltando anche questo. Quindi, se state facendo un let's play e decidete di fare click qui e Misha sta guardando il vostro video, probabilmente si arrabbierà tantissimo con me. Allora, voglio spiegare che sono contento solo perché questo si basa su un bozzetto disegnato da me. E chi ha realizzato la versione finale di questa scena? Forse Fabi, credo. Se è così, sono contento che sia stata lei, perché è sempre molto attenta ai miei bozzetti e lascia le proporzioni esattamente come le avevo in mente. Mentre Misha in genere sviluppa la sua versione della scena. Ma la mia visione personale resta qualcosa di molto importante per me. Sono certo che Misha avrebbe realizzato qualcosa di grandioso, ma certamente sarebbe stato un po' diverso e mi piace tantissimo l'aspetto che ha ora quella barca. Quindi, di nuovo, Misha, mi dispiace, ma in questo caso Fabi potrebbe aver fatto meglio di te. Aspetta, ma l'ha fatto Fabi, giusto? Non vorrei ferire i sentimenti di qualche altro disegnatore. Bah, chi se ne frega? Ah, sì. Ho un culo. Vufus, sono così felice di rivederti. Sei arrivato proprio al momento giusto. E chi abbiamo qui? Un altro compagno combattente che viene in nostro soccorso contro l'oppressore? Questo è Vufus. Ti avevo già parlato di lui. Wow, sul serio? Quel Rufus? Questo sì che è un buon augurio per la nostra missione. Io sono Cowboy Dodo. Probabilmente mi avrai sentito alla radio locale. E questi gioiellini sono Cindy, Otti e Cutis. Ah, si ricorda i nostri nomi! Shh, non voglio perdermi neanche una parola. Ok, ascoltatemi bene tutti. Sono io il grande capo qui, intesi? Perciò, cosa volete che io faccia? Qual è il gran piano? Ci troviamo proprio sopra l'ufficio del governatore Argus. Noi crediamo che i codici di ascensione siano nascosti lì dentro. È per questo che vogliamo calare Cowboy Dodo con una corda in modo che possa impossessarsene. Capisco. Con la consueta tolleranza.
ma ora ci sono qui io, per cui toglietevi di mezzo e lasciate fare a me. Questo ragazzo mi piace. Perché non la mettiamo ai voti? Io voto per Rufus. Anch'io voto per me. Io proprio non saprei. No, lasciate che lo faccia Cowboy Dodo. È l'uomo migliore per questa impresa? È l'uomo migliore, punto. E Janosch vota per me, ovviamente. Beh, allora siamo pari. Ma prima di finire per litigare sulla cosa, ricorda che anche quello di azionare la manovella è un compito importante. La manovella? Non sono la tua scimmietta gira manovella, scordatelo. Esigo un nuovo conteggio. Manca ancora qualcuno, comunque. Torno subito. Bufus? Sì, eccolo di nuovo. Il nostro combattente della resistenza preferito, Janosch. Fortunatamente questa volta non abbiamo dovuto creare un altro minigioco per lui. Come tutti sapete, mi piacciono i minigiochi, ma per organizzare quel piano senza offendere Janosch in causa Deponia, eravamo andati davvero vicini al limite. Specialmente perché la traduzione in italiano si è rivelata incredibilmente difficile. Scrivere frasi che suonassero credibili senza utilizzare la consonante che Janosch non sa pronunciare per evitare che Rufus ridesse di lui è stata un'impresa eroica che non dovevamo ripetere qui, fortunatamente, così ho potuto concentrarmi sul creare delle battute legate al bofonchiare di Janosch. Era una frase completa. Non dovrei costruire frasi così complesse, perché poi dimentico quello che volevo dire all'inizio. Fortunatamente sto prestando più attenzione di te a quello che dici, Pochi. Grazie, John. Se anche voi altri volete prendere nota dei miei errori, fate pure. Il commento dello sviluppatore finirà presto, comunque. Sullo sfondo potete già vedere la nave. Beh, in effetti non potete, perché questo vetro giallo disturba la vista. Comunque lì dietro dovrebbe esserci la nave. Molti mi hanno chiesto dove si presuppone debba essere questa stanza, comunque. Beh, si trova sopra l'ufficio di Argus, naturalmente. Ma se cammini sotto questo passaggio si arriva comunque all'ufficio. No, questa stanza si trova ovviamente sopra l'ufficio di Argus, ma nell'edificio opposto. E si deve strisciare attraverso il tunnel e poi salire per un passaggio che da qui non si vede e poi girare l'angolo. Oh, signore, non avete mai visto Star Trek o Die Hard o qualsiasi altro film in cui la gente striscia nei condotti di ventilazione o nei tubi di Jeffries? Questa azione si spiega da sola, avete capito? Vabbè, andate a agitare. Di qui non posso fare un bene. No. Questa vite è stretta proprio bene. Non riuscirò mai ad aprire quel tubo senza l'utensile adatto. Ok, mi serve il cacciavite che posso richiedere per il modulo cazzo. Pare che il sistema di posta pneumatica dell'organo non passi da qui. C'è una vite che consente di aprire il tubo per scopi di manutenzione. Quindi? Non vi andrebbe di conoscere un vero eroe? Certo, ma Cowboy Dodo è così superiore. Oh, ragazze, mi conoscete così bene. Oh mio Dio, mi ha parlato. Oh, è così carino quando parla. Credo di stare per svenire. Per l'altezza, vai. Quindi mi serve il cacciavite. Modulo 27 ERC. Modulo di richiesta per A. Assistenza medica in caso di incidenti sul lavoro causati dalla manutenzione del terminale. Riferimento numero ERC 75. B. Un cacciavite affilato da usare nei lavori. E C. E lo voglio io, ma dove lo metto? Fin qui tutto bene. Bene, e adesso cosa potrei richiedere? Un cacciavite. Olla 55. Fatto. Per inviare qualcosa attraverso i tubi mi servirebbe innanzitutto una di quelle comode capsule.
Sono tutte copie dello stesso modulo. Se me ne servisse un altro, ora so dove trovarlo. Sono tutte copie modulo di B, un ca... Mi serve una capsula, dove la piglio la capsula? Non ho nient'altro da dire a parte questo. Addio, Zuc... Dove la prendo una capsula? Non posso fare un caso, giusto? Immagino che la... Esatto. No, non lo andrei qua. Ma no, si era solo sotto, giusto? Finalmente, eccola, l'ultima nave per Elysium. Che splendore. I soldati dell'Organon si stanno già imbarcando sulla nave. Devo fare in fretta. Che mostri! Non riusci... Non c'è la capsula separata. Ehi, Yano! Ciao, Bufus! Mi presteresti il tuo cacciavite? Certo! Ti prego solo di non romperlo. Ehi, e quando è che avrei rotto qualcosa di tuo? Proprio l'altro giorno hai trasformato la mia friggitrice in una specie di lettiera per gatti. E tutto perché volevi addomesticare e curare quel cucciolo di lince che avevi trovato. E ora come farò a friggere i miei ravancini? Mi spiace, ma non ho capito una sola parola. E sempre tu hai rotto il mio vaccoglio di banane e la mia cruccetta. E il mio pela patate. Sì, d'accordo, è solo che non riesco a capire nulla di quello che stai dicendo. A causa del tuo problema di pronuncia, capisci? A dopo. Per favore. Questo sì che è interessante. Pare che il sistema di posta pneumatica. Forse posso aprirlo con il cacciavite. È davvero duro da piegare. Spero che non ci mettano troppo a mandare qualcosa. Bene. Ai! Oh, grandioso. Addio, cacciavite. Beh, almeno sono riuscito a tirar fuori una capsula. Vediamo un po' il messaggio dell'Organon. All'attenzione di tutte le truppe. Siate molto cauti in prossimità delle aperture del sistema pneumatico. Che idioti. Mi sa che non mi serve più il cacciavite adesso. Ehi, cos'è questa storia, eh? Hai davvero intenzione di sfidarmi? Nel caso non l'avessi ancora capito, questo è il mio show. Cowboy Dodo salva il mondo. Sì, come no, e a Polluzia regalano dei tagliaunghie. Io ho fondato la Resistenza. Io ho smascherato i piani dell'Organon. E sarò ancora io a salvare il mondo. Lo sapevo! Ruota tutto intorno al tuo ego, non è vero? Il mio ego è determinato a salvare il mondo. Oh, sì? Allora perché ti rifiuti di azionare la manovella? Perché... Mi conviene schiarirti le idee, amico. Se vuoi che il mondo venga davvero salvato, allora torna là dentro e consentimi di salvarlo. Ma se stai facendo tutto questo solo per apparire come un eroe, allora mi sa che abbiamo un bel problema. Ho una certa immagine da difendere, capisci? E non permetterò che un buzzurro di periferia mi getti fango addosso. Beh, questo lo vedremo. E questa sarebbe una minaccia? Ma guardati, mezza calzetta! Potrei mettere al tappeto due te in un solo colpo. Ah, davvero? In questo caso dovremmo provarci. Aspetta qui, non muoverti. Quella madonna.
Scordatelo! Non passa. Chi dovrebbe impedirmi? Ah! Vedi che ora il cacciavite mi sembra un ghezzo però. Oh, è così eccitante! Wow, che velocità! E vai, è proprio il cacciavite che avevo ordinato. Stando alla descrizione del modulo di richiesta, avevo dato per scontato che fosse un po' più grande. È l'ultima volta che ordino qualcosa da quegli imbroglioni. Il cacciavite a me mi serve una minchia, però. Andiamo un altro modulo. Fin qui, tutto bene. E a... Ehi, allora? La IRC non funziona, ovviamente. Fin qui, tutto bene. Bene, e a... Ehi, allora? La IRC, ovviamente. Non funziona la IRC, quindi posso tenere solo il cacciavite. Stando alla descrizione del modulo di... Che razza di tuttofare sarei se non riuscissi nemmeno a manomettere uno stupido sensore di una porta? Un super tuttofare non cercherebbe mai di disattivare un sofisticato sistema di sicurezza senza gli utensili adatti. Per inviare qualcosa attraverso... Non c'è proprio un cazzo da fare. Samuel? Che paura. Era mutato. Sì. Allora, prendi l'altro personaggio, metti la Herc sopra il leopranino e lanci il leopranino sopra Elysium. Cioè, verso la stazione dove sei tu. Questo me lo ricordo benissimo perché era senza senso. E dove minchia devo andare per fare questa cosa? Dovunque vedi la cosa, nella fase della ribellione là ci dovrebbe essere. Aspetta. Qua? Sì. Ma certo, appesantendo la punta di un aeroplano con un peso volerà più lontano. Sapevo che la mia lunga carriera di trasgressore di parcheggi avrebbe dato i suoi frutti prima o poi. Io non so. Potrei fare un aeroplanino da paura con questo volantino. D'altro canto, le informazioni che contiene potrebbero rendere la vita di qualcuno molto più semplice. Magari riuscirò a trovare un modo per combinare il dovere con il piacere, come con la mia poltrona massaggiatrice artigianale. Ma stavolta mi conviene non includere la funzione del sedile eiettabile. Non mi pare l'abbia lanciato. Mi ricordo potrei che lo dovevi lanciare verso canto, come con la mia, ma stavolta mi conviene. Vedere dove. Io mi ricordo che si lanciava tipo verso la stazione spaziale internazionale. Potrei fare una dalma come ma... Non c'è tempo per un testing a scatola nera. Saprei dove lanciarlo. Ehi, Bozo, visto che hai annullato l'appuntamento dallo psicologo, ho pensato a un'alternativa. Potrei farti io da terapista. Rufus! No, andiamo, sarà uno spasso. Basterà che ti mostri qualche immagine. Quanto può essere difficile? Dunque, cosa vedi in questa immagine? Solo una macchia. Ah, sciocchezze.
Ah, hai ragione. Effettivamente è solo una macchia. Accidenti. Mi dici di nuovo a cosa assomigliano le carte del terapista? Cazzo faccio a prendergli le carte al terapista? Ho bisogno di un altro... Dunque... Non posso aprire il collo. Ancora. Come... Torni quando sarà... Fatto. Cosa vede? Un paziente che cerca di invertire i ruoli? Sbagliato! Adesso chi è il pazzo? Non credo che lei abbia colto il senso di questo test. Pazzo, 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 pazzo! Nino, Nino, Nino! Pazzo! Oh, cielo! Dov'è il mio taglia? Sento la sua al suo... Penso che sono bloccato. Procede nelle fogne. Nelle fogne non c'era un cazzo da fare, me lo ricordi già. Io mi ricordo che c'era un'altra stanza in queste fogne che non erano finite qui. Io sto facendo gli hotspot, non vedo né frecce né niente. Lo so. Cioè tu hai interagito già sotto? Con loro. Eh. E con tutti andrà a giro, ci devi pure tu mi va. Ma non devi si scendere può trattare giù con gente del genere. Capiscono. E cosa cambia? Quando parlo e basta. E che gli parli. Ah, che scimmietta divertente. Non sono una scimmia. Sa anche parlare. Sai fare qualche altra cosa? Potrei deviarti il setto nasale e fartelo arrivare nel cervello, se proprio vuoi. Wow! Pensavo più che altro a qualcosa tipo... lancio della cacca? Qualcosa di divertente come questa. Quanto costa assistere allo spettacolo della scimmia ballerina? 5 slotti. E se gli dessi una nocciolina? Ehi, non sono una scimmia. E il prezzo non è trattabile. Wow, sa parlare! D'accordo, allora diciamo pure 2 noccioline. Non si può trattare con gente a pisco. Il cazzo! Il cazzo! Con il signorino la maniaco sessuale. Ed è per questo, cari bambini, che di certo non vi pentirete di entrare con me in questa buia roulotte. Che sta succedendo qui? Questo tipo losco sta cercando di attirarci nella sua roulotte con dei pretesti piuttosto sospetti. E che cosa state aspettando? Non dirà sul serio! I bambini non dovrebbero mai entrare nelle roulotte di persone strane. È una regola fondamentale. Le regole sono per le persone troppo imbranate per saper imbrogliare. Sono sicuro che questo cordiale gentiluomo abbia solo le migliori intenzioni, giusto? Sì! Certamente. Sostiene di avere un mini zoo con dentro un sacco di animali da accarezzare. Un mini zoo? Davvero? Ok, come... mi ricordo. Ecco,
In realtà... No, oh, primo, fuori dai piedi. È un po' buio qui dentro per essere un mini zoo. E dove sono gli animaletti? Ecco, qui, proprio di fronte a te. Oh cavolo, oh cavolo! Sono così eccitato! Wow! Che stai facendo? No! Stai uccidendo quel povero animale! Ma niente affatto! Invece sì! Lo stai strangolando! No, no, non preoccuparti, ci so fare con gli animali. Fermati! Immediatamente! Vattene via da qui! Ora! Non c'è motivo per arrabbiarsi così tanto. E comunque avevo finito. E allora? E allora cosa? È stato fighissimo! Gli animali erano carinissimi. E li ho coccolati tutti. Io credo che stia dicendo delle balle. È solo invidia. La prossima volta prenderò delle impronte. Così piagnucolerai per l'invidia. Ok, ok, adesso mi ricordo. E poi io riderò. Devi ora prendere le macchie di Roshar e portarle lì. Cioè, il foglio con la vernice e spalmargliela sull'uccello. Sapete come... Ho sbagliato a cliccare. Infatti. Aiai. Vedere un quick save, nel frattempo ci siamo. Non so, alla fine salvo. Toc. Cosa vuoi adesso? Voglio visitare di nuovo il tuo mini zoo. No, grazie. Io... Ehi! Cosa credi di fare? Non farne un dramma. Volevo solo dare un'altra occhiatina ai tuoi animali. Ma... Rilassati, amico. Ci metterò solo un minuto. Wow... Che stai facendo? No, no, non preoccuparti, ci so fare con gli animali. Fermati! Immediatamente! Vattene via da qui! Ora! Non c'è motivo per arrabbiarsi. E comunque... E allora? Ha qualche prova stavolta? Certo! È un pene. Ah sì? E cosa dovrebbe essere? Una farfalla. No, non c'è la farfalla. Un ornitorinco lanoso. È la farfalla. Vabbè, un ornitorinco lanoso. Farfalla colorata. No. Davvero chiamerebbe farfalla quella cosa? Certo, guarda più da vicino. Queste sono le ali, quello è... vabbè, quel che è. È una farfalla. Un odore di arrosticini. Sono pazzo? E ora ne ho uno, vero? E gli altri? Accontenta, cioè, che caso, io quello mi ricordo. Forza, ciò. Mi sembra essere arrivato a fare il test a Bozzo, se non sbaglio. Credo. Io sono arrivato a fare il test a Bozzo. Ho finito. Però ripeto, io arrivato lì, non no, vuol dire lo sai finito. Che cosa manca? Lo sai che cosa manca quello? Manca il ricevitore del bambino. Faccio di morire. Devo metterlo questo nel loro planino. Questo baby telefono soffre chiaramente la mancanza della funzione fax. Magari da piccolo sono smalosa. No, io mi ricordavo glielo dovevi lanciare, che poi comunicavate insieme. Vabbè, niente. Alla che per Giorgio, mi sono ricordato male. Ok, e il primo glielo puoi far vedere, Bozzo, dai. Ehi, Bozzo!
cosa vedi in questa immagine? Lasciami in pace. È atroce! Perché mi mostri una cosa del genere? Ma guarda, è una splendida farfalla! Oh, amico, sei messo proprio male. È uno. Ma gli altri? E se prendi le stampe degli altri? E non lo so dove prendo le stampe degli altri. E uno era un piccolo diavoletto. È stato il dottore come fa ad avere l'immagine di un cazzo? E quello è il fatto che... Anche perché è finita la vernice. Magari ti serve soltanto quello. Che ne sai? Ho bisogno... Ma vediamo. Dai, mi sto gioco delle palle. Oh mio Dio, andiamo già. Cosa vede? Ma è atroce! Perché mi mostra una cosa del genere? Interessante. Mi sa dire perché reagisce con tanto disgusto? Non ne ho idea. Magari riguarda qualche mio complesso, perché ne ho parecchi, a quanto pare. Cioè, voglio dire, ho un sacco di complessi che hanno bisogno di essere curati con dei farmaci. È ancora troppo presto per una diagnosi finale, ma resta ancora un'immagine. No, è questa la mia fotte. Sono io, ma sì. Mi si è ribuggato lo stream, Samuel, mi sento proprio l'audio. Grazie. Non posso. Peccato. Oh. Cosa è cambiato? Ma che cazzo di moto era questa? Vibrava al muro. Immagine ero, immagine di viso. Ho 850 cavalli. Hai detto quello che già sapevo. Tipo... Cos'è? Farti il tatuaggio e farglielo vedere a Bolzo, una cosa del genere? Cioè... Dove li prendi gli altri foto? Cioè le altre... Cioè, quello che mi secca è il sapere, tipo, dove le prendi le altre... Altri foto? Lei soltanto... quello è il fatto. E poi con la lettera, che cazzo ci facevi? Non lo so. La lettera è indirizzata alla... Mio che vorrà questa... Il... Con tutto il mio amore, post-scriptum, credo che stia infatti... Ma il bagno si poteva controllare? Non lo so. Esce da questo punto di me. Ho visto i prompt. Infatti non c'è un prompt nel bagno. Ma da qui provo a vedere se riesce a mandarglielo l'aeroplanino. Ah, deciderò più tardi cosa portare a Elysium con me. Una pinza tagliafili non sarebbe una cattiva idea. No. Ma sei sicuro che si faccia così? Sì, sono abbastanza sicuro. Beh, sembra un po' lontano prendere un pennello di carta. No, però ti ho detto, con una punta di cosa andrà molto lontano. Non è che da dove c'è il bambino? Cioè, dobbiamo andare a vedere dove c'è il bambino, visto che è più in alto, quello riuscirlo a lanciare. Io mi ricordo questa cosa che era una cazzata, perché si doveva lanciare così. E devo fare la foto con quello stronzo per andare c'è il bambino. Mi pare, ma si vedeva lato... Non devi uscire, imbecille. È uscito.
Barry, buone notizie. Barry, ho un Davvero? Vieni. Oh cielo. Non vedi neanche si vede da qua la torre. Terribilmente in alto. No, perché quello a me. Facci proverò. Sei pro. Non è quel bisalto. Non posso prendere altri fogli. E i fogli che mi fottono? Perché dove ne prendi altri? Ma dovrò modificare sempre lo stesso. Ma andiamo nelle fogne, vediamo se possiamo fare qualcosa nelle fogne. Si fa nelle fogne. Ah, intanto con l'antenna che cazzo dobbiamo fare? Cioè, hai provato a passargliela e a vedere se funziona la manovella? E ha detto di no prima. L'eroe controlla nel suo inventario e si rende conto che la manovella non c'è. Spiacente. Dobbiamo trovare un modo di salire nelle casse di banane. Ma quella corda lunga cosa ci fa lì? Lo so, non posso farci un caso. Lo so, però mi ha stupito, c'è una corda lunghissima. Mi ricordo che gli dobbiamo far raffreddare la stufa in questo livello, solo quel mi ricordo. E dobbiamo prendere fez dall'uomo scimmia. Ehi, mocciosi! Sì, d'accordo. Completamente. Cioè, l'unica cosa che ti dice che ha completamente ragione è che devi prendere altri fogli da far vedere a Bolzo. Ma dove sono questi altri fogli? Ah, quello che con il simbolo dell'Elysium l'avevamo visto da, come si chiama, dall'altro. Da quello blu che c'era alle casse col simbolo dell'Elysium. Quello del nano non ne ho idea. Completamente idea. Ma poi da qua non possiamo fare più un cazzo da quel coso. Sì. E c'è da risolverlo in quello blu e in quello rosso e in quello verde. Quello verde abbiamo girato proprio dappertutto. Dobbiamo fare qualcosa qua. Parla col baby monitor, vediamo cosa succede. Che ti diceva di poter interagire col baby monitor. Ah, niente. Ah, pare che nessuno stia trasmettendo su questa frequenza al momento. Ok. Quindi dobbiamo collegare il baby monitor in qualche frequenza. Prova a dare la lettera alle secondine là. Ehi. Anche qui non è che abbiamo fatto granché in questo campo. Ho una lettera per te. Da parte di Bozo? Esattamente. Non ho tempo per i sentimentalismi. Devo pensare a un simbolo per il tatuaggio del nostro squadrone. Salve. Ancora casa. Ho un albero. Idea della graziosa corona della principessa. Unicorno, un fiore. Che di un moccio. Un mocio. Però le esaurite queste tutte, mi ricordo, sì? No, ho usato una, però queste sono maschiliste e non le ho usate. Provo a usarle, magari. Che ne dite di un bel fiore? Che c'è? Le donne amano i. Ah,
Credi di essere... Vedremo se riderai ancora quando ti conficcherò il setto nasale su per il cervello. Voi donne siete in... Che ne dite di un... Sì! Soldato! Ho detto sì e volevo dire no, ovviamente. L'hai sentita? Che ne dite di una graziosa corona da principessa? Oh! Offensivo, esatto. Facciamogliela pagare. Che ne dite di un mo... Oh, è per poter spazzare via le viscere e il sangue dei nostri nemici, giusto? No, soldato. Sta solo cercando di insultarci. Ma se continua così, si augurerà di avere un mocio per raccogliere le sue... Sono sicuro che... Se ti vieni... A meno che... Potreste... Non fin... Spiri... Non sai neppure cosa... lasciamo perdere. Potreste fare una... Non fin quando non avremo trovato il simbolo... Il nostro capo squadrone dice che manterrà alto lo spirito del gruppo. Ed è la macchia allora. Pensavo fosse spirito di... Non sai neppure... Non dovresti averci ancora nell'inventario, giusto? Ho l'inventario qua. Invece ce l'hai. Ho trovato l'emblema ideale per la vostra unità. Eccolo. Ehi, non è niente male. Ha un aspetto piuttosto feroce. Puoi dirlo forte. Una feroce farfalla. Che femminucce. Qualsiasi cosa sia, hai trovato l'emblema perfetto per il nostro squadrone. Ora possiamo cominciare. Sei sicura di voler assistere? Farsi fare un tatuaggio non è adatto alle anime sensibili. Anime sensibili? Che coraggio. Come vuoi. Anime sensibili. Ah, non ci posso credere. Ho conficcato degli aghi incandescenti. Ora svengo, forse. Svenuto. Incredibile. Questa cosa l'avevo fatta, me lo ricordo. È stato così noioso che mi sono addormentato. Ehi, Lottie, ora potresti venire al cancello per identificarmi? No. Adesso... Adesso non posso! Devo aspettare che passi il gonfiore del mio tatuaggio! Sì, ma... Ho detto... Di no! Che ora puoi prendere la sedia a sdraio, credo. Posso prendere questa sedia a sdraio? Certo! Certo! Hai bisogno delle istruzioni? Giammai! Un marine non ha bisogno di istruzioni. Come? Come preferisci! A chi sarà mai venuta in mente quell'assurdità che dice dormirai quando sarai morto? Non trovo che la morte sia poi così rilassante. Lo puoi entrare dentro, presumibilmente. No, adesso c'è qualcuno che mi identifichi. No, dentro il camion. Ah. Che c'è cosa? Ehi, accesso proibito ai civili! Io non sono un civile, faccio parte della resistenza. Che poi è la ragione per la quale tu mi stavi per accompagnare al cancello. Beh, che sfiga. Ho ricevuto nuovi ordini. Devo sorvegliare la radio e trasmettere qualsiasi messaggio inviato al fronte. Beh, io ho qui un messaggio proveniente dal fronte più frontale. Devo infiltrarmi nel campo dei ribelli e frontalmente. Prontamente. Allora parla con il maggiore. È lei a stabilire le priorità. Puoi scommetterci che vado a... Aspetta un attimo. Quella non è un maggiore. È solamente Tony. Conosci il maggiore T? È la mia ex ragazza. Vedo che hai fatto progressi. E non solamente sul piano professionale. Tony! Sorpresa! Rufus, che piacere vederti. Sì, sì, e tua madre puzza come... Cosa? È un piacere cosa? Un piacere? Sì. Temevo che potesse esserti successo qualcosa. C'è qualcosa di diverso. Hai una nuova pettinatura. Fuocherello, un nuovo psicologo. Ah. Sto veramente bene queste cose. Perché non ti siedi? Devo parlare con questo nuovo generale. Mi aiuteresti a superare il cancello? Potrei, ma non lo farò. Devo prima finire la mia meditazione. Come hai detto? Vuoi dirmi che te ne starai semplicemente seduta qui? L'Organon potrebbe far detonare il nostro pianeta da un momento all'altro. Mentre l'ultima nave è ancora ancorata alla dogana dell'ascensione? Improbabile. Improbabile, improbabile. Continuerai a ripeterlo anche quando qualsiasi cosa ci circondi si trasformerà in un disastro fiammeggiante? Oh, questo sì che era davvero improbabile. Vuoi dire...
Come quella volta che hai provato a trasformare il piombo in strumenti a fiato? Quella era una faccenda completamente diversa. E comunque avrebbe funzionato se solo fossi riuscito a fare il fa diesis maggiore. Ah, Rufus, pensa solo a rilassarti. Qui abbiamo tutto sotto controllo. Il generale ha un piano. E dai, Tony, voglio solo entrare nel campo! E io ti dico che è meglio che tu ne resti fuori. Qui abbiamo tutto sotto controllo. Quindi il generale ha un piano? Che razza di piano potrebbe mai essere se non coinvolge me? È un segreto. Ma io sono il leader! Tu eri il leader. Abbiamo un nuovo generale ora. Nuovo generale? Nuovo orinale? Gna 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 gna. Se non c'è più nemmeno una guerra degna di questo nome. Non è davvero fastidioso Rufus comunque. Le esplosioni, la gente smembrata, le cavalle in fiamme. Come ti ho già detto, abbiamo un nuovo generale ora. Pare che ultimamente le cose siano cambiate nella Resistenza. Grazie. Non era un complimento. Qui è tutto così... Organizzato? Palloso, desolato, deprimente. Immagino che sia così da quando abbiamo fatto ritirare l'organon da Portafisco. Abbiamo nuovi equipaggiamenti e nuove strutture di comando. Come dici? Non riesco a sentirti. La tua barba meccanica fa troppo rumore. Quindi ti sei trovata un nuovo psicologo? Sì. Ed è davvero bravo. Fosse solo per il fatto che non ho più fatto quell'incubo ricorrente nel quale venivo inseguita da un ognù, mentre le pareti si dissolvevano attorno a me, finché l'intera casa mi crollava addosso. Sì, una giornata davvero memorabile. E devi ammettere che quel cancello ha smesso completamente di cigolare dopo quel giorno. Ma come puoi restare lì seduta completamente impassibile? Il mondo sta per finire! Questo significa che sei a corto dei tuoi famosi piani? Ma certo che ho un piano, ma per realizzarlo mi serve... Beh, ecco... Aiuto? Un minimo di supporto. Ricorda che sono io a dover salvare le grosse chiappe molli di tutti voi qui. In quel caso, permettimi di ringraziarti. Ma non c'è nessun bisogno che tu ci salvi. Abbiamo un piano tutto nostro adesso. Se vuoi proprio aiutarci, siediti da qualche parte e non toccare nessun oggetto che lampeggi. O che sia infiammabile in alcun modo. O che sia giallo. Sai cosa? Non toccare assolutamente niente. Ma scusami. So esattamente come tirar fuori la vecchia Tony. Risparmiati lo sforzo. Dovresti conoscermi meglio dopo tanto tempo. Quando mai ho fatto uno sforzo? Allora lo salviamo qua. Sì, Madonna. Ti ricordi di quella volta che ho usato l'urna delle ceneri di tua nonna come ciotola per il budino? Sono sicura che avessi le tue buone ragioni. Sì, ma il fatto è che non era affatto un budino. Ehi, ma è davvero una buona risposta alla domanda da dove provenisse quello strano odore. Grazie per avermelo detto. Ti ricordi di quando ho provato a insegnare a Mr. Woofy a volare? Sì, certo che mi ricordo. E ti chiedo scusa se la reazione che ho avuto all'epoca è stata troppo esagerata. È che proprio non riuscivo a controllare le mani, né i miei tirapugni. Sì, ma non sai ancora la parte migliore. Una settimana dopo ha funzionato davvero! Quindi in realtà la storia della mongolfiera che cadendo dal cielo ha colpito Mr. Woofy è vera solo a metà. Cosa? Ma è un vero sollievo! Stando così le cose, la mia reazione è stata completamente appropriata. Ti ricordi di quando ho scattato di nascosto delle foto di tua madre in bagno? Sì, ma non ho mai capito il perché. Perché non ti ho mai raccontato che poi ho venduto le foto al vecchio Ogling Ossi? In realtà ho dovuto aggiungere anche un po' di biancheria intima, altrimenti non avrei mai potuto permettermi l'album delle figurine, capisci? Sei un vero mattacchione, mai a corto di sorprese. Ho da mangiare, intanto. Vabbè, dopo chiudo. Sono risorto dalla morte. Congratulazioni. Non ti ho fatto paura per niente? Rufus, ti devo ricordare le volte in cui ti sei fatto esplodere, sei andato a fuoco, ti sei segato una gamba o ti sei fatto calpestare da una mandria di bufali. Dovresti inventarti qualche trucchetto nuovo di zecca se vuoi davvero riuscire a impressionarmi. Ora ci sono tre me in giro. D'accordo, ora hai la mia attenzione. Ma è una cosa completamente assurda. Ma è vero, mi sono clonato. Penso che a quest'ora ce ne saremmo accorti. A causa della pioggia di ceneri o qualcosa del genere.
Sto parlando sul serio, ci sono tre me. Che noia. Io Tony appena ho la possibilità di farti avere tutti e tre, guarda. Ah, mi arrendo. Sul serio? Oh, ricordami di mandare un cesto di frutta al mio psicologo. Andiamo! Morte all'Organon! E tutto il resto. So che hai buone intenzioni, ma non c'è nessun bisogno che tu ci salvi. Abbiamo un piano tutto nostro adesso. Se vuoi proprio aiutarci, siediti da qualche parte e non tocca... Sono un... Non è detto... Quale ultima parola? L'ho detta, ma tornerò. Fai con comodo. Siamo finalmente riusciti ad entrare nel carro armato e ad avere un incontro con una persona che non avrebbe dovuto esserci, stando al concept originale. L'avrete probabilmente già indovinato. Parlerete con Tony, che si era unita alla Resistenza alla fine del secondo episodio. Anzi, viene fuori che è proprio lei il maggiore T di cui si parlava all'esterno. Già, è Tony. Questo incontro però si rivela più complicato di quanto Rufus potesse pensare, dato che Tony ha trovato uno strizzacervelli parecchio bravo. Ha trovato la serenità. Potreste pensare che sia un bene per Rufus, che sia felice che Tony non dia di matto contro di lui in ogni momento. Invece non lo è. Dici, Rufus, per caso hai la tendenza a esasperare i conflitti piuttosto che a risolverli o evitarli? Questa è un'ottima domanda, Pochi. In un certo senso è come andare a una festa. Prima bisognerebbe mangiare come si deve, perché puoi aspettarti di trovare solo avanzi o snack una volta lì. E io mi comporto allo stesso modo con i conflitti. Mi sono creato delle sorte di isole nel corso del tempo, ma non voglio soffermarmi su questo. Quello che voglio dire è che in questo modo posso lasciare andare tutta la tensione che voglio e non appena lascio la clinica non ho più conflitti di nessun genere. E francamente tu hai colto i benefici di questa tecnica intrappolandoci qui a registrare tutta questa roba e questo è un fatto. Non ho capito niente, onestamente, ma la cosa che mi ha colpito di più è che hai detto di mangiare sempre prima di andare alle feste, vero? Allora come mai hai mangiato tutte le mie patatine prima ancora che gli ospiti arrivassero? Ah, ora capisco. La tua definizione di festa è starsene seduto in un angolo indossando la camicia della settimana scorsa. Oh, questa è una festa per te. E io come facevo a saperlo? Perché c'era scritto a caratteri giganti su un cartellone, idiota. Bene. Con questo possiamo salvare. E vedi che ero molto più avanti. Facciamo tutta una cosa di Goon. Progressi che avevo fatto. Fuck. Ah, è scalata una fila. Caricare questo. Poi altro. Carica salva. Carica. Caricare sì. Ah, che avuto il pezzo, ho staccato tutto qua. È entrato già qua dentro. Non posso entrare già qua dentro. Organo! Sono cagato addosso. Carica. Che cazzo, era andato più avanti, sì, ok. Beh. Dei notte, ciao. Cosa ci guardiamo stasera?
lo scopriremo. Ciao.